con tantissime notizie, la politica interna, ci arriveremo, però partiamo con la notizia che la 7 sta coprendo da questa mattina con tutte le trasmissioni di approfondimento, vale a dire quello che sta accadendo nel Mar Rosso, le parole del premier britannico Sunak che ha riportato Cristina Fantoni in chiusura del telegiornale, è stato un avvertimento, bene, cercheremo con inviati, esperti, analisti di capire se questo prova di forza che è stata fatta dagli Stati Uniti e dal Regno Unito si tradurrà in un allargamento del conflitto. Allora, la pagina politica la segue però con i suoi collegamenti Elena Testi, Nicola Campagnani ci aiuterà a parlare di cambiamenti climatici. Ci cominciamo con Luciano Fontana, Maddalena Oliva e Nathalie Tocci. Restate lì, qui. Qui e lì. Buon venerdì a tutte e tutti, bentornati a Tagadà, buon venerdì Luca Sappino. Ciao Alessio. L'immagine che abbiamo scelto per il nostro fototitolo, una delle immagini simbolo di queste ultime ore con l'attacco che c'è stato in Yemen da parte degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito, è l'immagine che ci fa sorgere una domanda. Il conflitto in Medio Oriente si sta allargando? Chi ha aiutato gli Stati Uniti e il Regno Unito? Sappiamo che ci sono tutta una serie di paesi, per esempio i Paesi Bassi, per esempio l'Australia, che hanno fornito una collaborazione logistica. Il giallo sulla collaborazione o partecipazione dell'Italia. L'Italia non ha partecipato e poco fa è arrivata una nota di Palazzo Chigi che smentisce quanto l'agenzia di stampa Reuters aveva veicolato pochi minuti fa. Non è stato richiesto al nostro paese di partecipare. Ma come evolve la situazione? Che cosa stiamo rischiando? Proviamo a rispondere a questa e altre domande. Poi passeremo anche all'agenda di politica interna con Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Bentornato, direttore. Sì, buongiorno a tutti. Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano. Bentornata. Buon pomeriggio. E Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali. Voglio ricordare Fuori dal Tunnel. Bentornata, Nathalie. Buongiorno, Alessio. Allora, mostriamo i titoli che hanno in questo momento in pagina, nelle pagine virtuali dei loro siti, il Fatto Quotidiano e il Corriere. Il Fatto Quotidiano, raid USA Gran Bretagna contro le roccaforti degli Houthi in Yemen. Poi si continua sul coinvolgimento dell'Italia, la stessa notizia è ovviamente anche sul Corriere della Sera. All'Italia non è stato chiesto di partecipare. Arriverei però a cercare di capire cosa è successo partendo dalle immagini dello Yemen. Per dare un po' di coordinate, gli Houthi sono dei ribelli, delle protesi militari dell'Iran che agiscono nel Mar Nero e da tempo ormai, da quando questa guerra è cominciata, da poche settimane dopo il 7 ottobre, sono entrati in gioco come partita, erano stati ammoniti dagli Stati Uniti d'America. Ricordiamo anche che in quel tratto passa il 15%, in quel tratto del Mar Rosso, del commercio mondiale, quindi c'è una partita economica e politica molto delicata. Nathalie Tocci, la domanda è dritta, si è allargato il conflitto? La risposta è dritta, sì. Allora, naturalmente ancora non stiamo parlando e ci auguriamo che non arriveremo a parlare di un allargamento del conflitto inteso come una guerra regionale, una guerra tra stati e stati, quindi gli Stati Uniti diciamo, hanno attaccato delle basi, Stati Uniti e Regno Unito hanno attaccato delle basi militari degli Houthi in Yemen, ma ancora non possiamo dire che gli Stati Uniti sono entrati in guerra, diciamo. Però effettivamente, diciamo, è la prima volta che c'è un intervento diretto da parte di una potenza esterna, nella fattispecie Stati Uniti appunto e Regno Unito. Questo è avvenuto perché anche qua l'allargamento già c'era stato, no? Quindi sono decine e decine oramai, diciamo,
i droni e i missili lanciati dagli Houthi su navi mercantili che passano attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb e che quindi vanno dal Mar Rosso al Golfo di Aden. Quindi diciamo anche qua questo allargamento è già avvenuto. Perché gli Houthi? Perché sostanzialmente diciamo delle varie milizie, no? Quindi le varie milizie che in un modo o nell'altro sono affiliate all'Iran, quindi pensiamo a Hezbollah in Libano, le varie milizie filo-iraniane sia in Siria che in Iraq, che naturalmente Hamas diciamo nella striscia di Gaza, è come se diciamo, come dire, i prescelti, no? La milizia prescelta per dare una risposta all'invasione israeliana nella striscia di Gaza sono gli Houthi. In qualche modo è come diciamo una decisione che per certi versi ci sarà stato diciamo un grado di autonomia degli Houthi stessi, ma naturalmente immaginiamo che ci sia anche diciamo una concertazione con l'Iran. Probabilmente quello che è stato pensato è, ecco, se ci fosse un attacco diciamo di Hezbollah sarebbe immediatamente un'escalation molto molto forte. I Houthi riescono a creare non pochi problemi, e giustamente appunto citavi il tema economico, perché già vediamo diciamo appunto questo aumento, e ci sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi diciamo, un aumento molto significativo del costo delle merci e del costo del petrolio, perché appunto ricordiamo, citavi diciamo il 15% che passa attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb. Se prendiamo la cifra che riguarda specificatamente l'Europa, in realtà diventa una percentuale molto più alta, siamo, si aggira diciamo al 30%, quindi questo inevitabilmente avrà un costo economico, e quindi diciamo è stata scelta diciamo questa via dell'escalation da parte di queste milizie, perché crea un costo non al punto tale di quello che sarebbe stato, ripeto, se ci fosse stato diciamo un intervento di Hezbollah. E qua c'è diciamo come dire il bivio a cui siamo, perché in qualche modo quello che hanno fatto gli Stati Uniti e il Regno Unito in realtà rischia di essere, come dire, rischia di cadere nella trappola che gli è stata tesa. Esatto, questo volevo fare un'altra domanda, sempre per diciamo dotare chi ci segue e poi i direttori che parteciperanno al dibattito di tutti gli elementi. Il rischio conseguenze, non è la prima volta che diciamo assistiamo alle minacce iraniane in questo frangente, però la seconda riga del titolo del Corriere della Sera, la minaccia, 5 morti, pagherete, cosa sappiamo? Sì, allora diciamo che trovo estremamente improbabile uno scenario in cui questi attacchi Stati Uniti e Regno Unito, che inevitabilmente causeranno, anzi probabilmente appunto hanno già causato danni e morti, che fermeranno gli Houthi. Perché anche qua forse è utile fare un passo indietro. Quando ad esempio scoppiò la guerra civile in Yemen, quindi stiamo parlando del 2012-2013, e quando poi intervenne l'Arabia Saudita nel 2015, si pensava che l'Arabia Saudita, con le capacità militari che ha, avrebbe fatto fuori gli Houthi nell'arco di pochi mesi. Eccoci qua, quasi 10 anni dopo, e gli Houthi sono lì. Quindi c'è qualcosa di estremamente, come dire, radicato e insidioso di milizie di questo genere, ma possiamo pensare a casi medio orientali, ma possiamo, non so, pensare ai talebani in Afghanistan, che diciamo sono movimenti, milizie, che sono difficilmente diciamo affrontabili esclusivamente attraverso lo strumento militare. E quindi qual è diciamo il rischio? Che adesso, alla luce e sempre più laddove ci dovessero essere appunto altri attacchi da parte degli Stati Uniti, anziché essere gli Houthi che diciamo vengono visti dal resto del mondo come la causa diciamo di una disruption del commercio mondiale, tutto di un tratto no, si ribalta completamente diciamo la medaglia, e il problema diventano sempre diciamo un'altra volta le potenze occidentali. Quindi in questo senso dico il rischio che questa diciamo è una mossa naturalmente fatta per mirare una de-escalation, ma che portando invece a un'ulteriore escalation, perché non credo che sia possibile in realtà
diciamo anche qua, no, usando la famosa parola sradicamento, no? Sradicare gli Houthi in Yemen e quindi sradicare il loro potenziale, diciamo, di attacco nei confronti di queste navi mercantili, il rischio è che questa escalation, diciamo, indebolirà ulteriormente la posizione dell'Occidente in Medio Oriente e non solamente. Ah, questo spunto che ci fornisce Natalie Tocci lo giriamo subito a Luciano Fontana e Maddalena Liva. Parto da te, Luciano. Sembra, ascoltare le parole della direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, che l'Occidente, in caso specifico Stati Uniti d'America e Regno Unito, siano un po' finite o rischino di finire in una trappola che è militare ma che ha poi ripercussioni geopolitiche importanti. Ma sì, naturalmente la questione ha due aspetti. C'è la possibilità concreta, ormai verificata, che ci sia un'escalation del conflitto, un allargamento con un coinvolgimento anche diretto di quello che possiamo, tra virgolette, chiamare il fronte occidentale. D'altra parte, senza fare nulla, si colpisce la possibilità che le rotte commerciali funzionino in una maniera normale. Già nelle ultime settimane ci sono state adesso decine di attacchi, si dice una trentina, alle navi commerciali. Una buona parte del traffico ha cominciato a circumnavigare l'Africa, non passare più per il Mar Rosso, e quindi potete immaginare con una crescita esponenziale dei costi e soprattutto un problema di sicurezza enorme per quello che riguarda il libero commercio. Quindi io non penso che negli Stati Uniti, nella Gran Bretagna e tutte le potenze, tutti i paesi che l'appoggiano avessero alcuna intenzione di infilarsi in una guerra nei confronti dello Yemen e degli Houthi, che ne controllano una gran parte. Si tratta di un'azione difensiva, ma la possibilità che questa azione difensiva di protezione delle rotte commerciali abbia un successo, lo abbia perlomeno in termini brevi, è abbastanza bassa. Quindi alla fine quello che Hamas voleva il 7 ottobre con un'azione che doveva far esplodere tutta quell'area, abbiamo più di qualche indizio che si stia verificando. Maddalena Oliva, leggo a te, a chi ci segue, un'agenzia di cui ha già dato conto il telegiornale, sono le parole del premier inglese Sunak. Il Regno Unito deve inviare un segnale forte, dice Sunak, spiegando che nell'ultimo mese si è assistito all'aumento degli attacchi contro le navi commerciali, e ciò sta mettendo a rischio vite innocenti e sconvolgendo l'economia globale. Possiamo anche dirci che però nel segnale forte c'è anche il dato che l'Occidente entra in qualche modo in campo quando c'è da difendere l'interesse commerciale? L'interesse economico. Certo, è ovvio che appunto noi sappiamo, no, l'ha detto bene anche Natalie Tocci prima di me, ci sono stati diversi attacchi, un'escalation degli attacchi da parte dei ribelli proprio anche negli ultimi giorni ai cargo e alle rotte commerciali. Se non sbaglio sono stati spediti 20-22 missili, no, tra droni e missili, sono stati lanciati sulle navi militari proprio inglesi e americane. È ovvio che e anche Blinken medesimo l'aveva detto qualche giorno fa, che c'era e che ci sarebbero state delle conseguenze. Quindi, diciamo, questo surriscaldarsi della crisi del Mar Rosso, che poi in realtà appunto abbiamo visto come già nelle ultime settimane stesse cominciando piano piano, no, a diventare un tema centrale anche per il nostro dibattito. Io condivido molto quello che ha detto Natalie Tocci, cioè in realtà è più, non credo che ci sia la possibilità concreta, almeno mi auguro che non ci sia la possibilità concreta che diventi un nuovo fronte di guerra, però è certo che di fronte a questa situazione, che è una situazione, diciamo, ad alta tensione, si sono riproposti gli schieramenti che noi abbiamo visto in tutte le vicende, diciamo, internazionali più importanti di quest'ultimo anno e mezzo, con una compattezza però da parte del fronte, diciamo, che vede schierati Russia, che vede schierati Iran, e una grandissima difficoltà invece dall'altra parte del fronte occidentale. Adesso vedremo se il mancato coinvolgimento dell'Italia, così come anche della Spagna, guardando anche la stampa internazionale, il paese per esempio diventerà un caso,
quando e se è stata decisa questa azione, vedremo che cosa farà l'Unione Europea. Cioè, io vedo una grande difficoltà, no? Che è un po' anche quella che in questo momento stiamo vedendo non solo sul fronte di Kiev, ma anche per quello che riguarda le posizioni sulla guerra di Gaza. Quindi vedo questo più che altro, cioè un tentativo di mettere in grandissima difficoltà, di frantumare il fronte, diciamo così, occidentale e destabilizzare l'area. Allora, questo, ne stiamo parlando in qualche modo in questi termini, è un pericolosissimo spin-off, no, del conflitto originale che si sta svolgendo su Gaza. Conflitto, quello su Gaza, che è oggetto in queste ore di un processo, di un giudizio, di un tribunale all'Aia. Da lì arrivano le parole del ministro degli esteri israeliano, secondo cui non ci sarebbe nessuna prova di genocidio. Quello di Israele per il Sudafrica è un genocidio, ma sentiamo le parole con cui gli avvocati del Sudafrica hanno esposto questa accusa verso Israele. Please be seated. Israel has a genocidal intent against the Palestinians in Gaza. Israele ha un intento genocida contro i palestinesi a Gaza. Questo è evidente dal modo in cui viene condotto l'attacco militare di Israele. È sistematico nel suo carattere e nella sua forma. Lo spostamento di massa della popolazione di Gaza in aree dove continua ad essere uccisa e la creazione deliberata di condizioni che, cito, portano a una morte lenta. There is also the clear pattern of conduct. C'è anche un chiaro modello di condotta. L'attacco alle case delle famiglie e alle infrastrutture civili che ha devastato vaste aree di Gaza, i bombardamenti ai cecchini che colpiscono uomini, donne e bambini, la distruzione delle infrastrutture sanitarie e la mancanza di accesso all'assistenza umanitaria. Voglio sapere da Natalie Tocci che idea si è fatta su questa discussione nata in seno alla Corte dell'Aia sul genocidio che sarebbe stato perpetrato, secondo il Sudafrica, da Israele a Gaza, aggiungendo però un supplemento di riflessione. Come ci ricordava Luca, questo è un pericolosissimo gioco di vasi comunicanti tra piattaforme incandescenti che erano già incandescenti prima del 7 ottobre, non scopriamo questa questione il 7 ottobre. Come impatta la questione Yemen-Houthi sulle operazioni di terra e di cielo e di mare che Israele sta conducendo a Gaza? Sì, allora diciamo che esatto, queste due questioni non possono essere slegate, perché Luciano Fontana giustamente diceva sì, insomma, questi attacchi Houthi ci stanno, quindi in qualche modo vanno fermati. In realtà ci sarebbe un modo molto semplice per fermarli, cioè se la guerra a Gaza, se ci fosse un cessato il fuoco domani mattina, state tranquilli che domani mattina smetterebbero gli Houthi a lanciare droni e missili sulle navi mercantili. Quindi diciamo è chiaro che c'è un collegamento. Quindi in qualche modo noi, per noi intendo, noi Europa, noi Stati Uniti, noi Occidente, ci stiamo concentrando sul sintomo del problema e non sulla causa. Noi come europei su quella causa, ossia sulla guerra a Gaza, siamo profondamente divisi. Questa nostra divisione sul conflitto, come dire, a Gaza, sul conflitto israelo-palestinese, ci ha reso sostanzialmente, ci ha squalificato, no, dal gioco della regione, e adesso c'è questa spinta, no, la si vede in questo momento a Bruxelles, di dire beh, insomma, però qualcosa dobbiamo fare, dobbiamo esserci, dobbiamo dimostrare che su qualcosa siamo uniti. Che cosa possiamo fare? Beh, possiamo lanciare un'operazione di sicurezza marittima nella zona, senza in realtà a riflettere più di tanto. Questa mattina sono stata in varie conversazioni, diciamo, con colleghi a Bruxelles, senza riflettere fino in fondo la misura nella quale, diciamo, effettivamente un'operazione del genere, laddove dovesse essere approvata, andrebbe, ripeto, a intaccare in qualunque modo quella che è la causa originale. Su quella causa originale, qua arrivo anche alle immagini credo anche molto forti che abbiamo visto ieri, soprattutto oggi appunto ci sarà la difesa israeliana all'Aia. Io appunto non ho le competenze giuridiche per poter valutare, diciamo, la bontà delle tesi presentate dal Sudafrica. Quello che mi limito ad osservare è la potenza
La metto in questi termini: Israele, e per Israele si intende un pochino, anche se vogliamo, anche una faccia dell'Occidente, messa a processo dal cosiddetto sul globale. No, c'è quell'Israele che non è stata, diciamo, chiamata a rispondere dei suoi crimini dai suoi alleati, no? Quindi da noi, perché è evidente che comunque crimini a Gaza, adesso non so se, come dire, arriveranno ad essere giudicati crimini di genocidio, ma quantomeno crimini di guerra e crimini di contro l'umanità, mi pare abbastanza evidente che a 23.000 morti, insomma, sono stati commessi. Noi non siamo stati capaci di far qualcosa, no? E qua ritorniamo al tema delle divisioni, che l'abbiamo visto ripetutamente anche all'Assemblea Generale dell'ONU. E quindi in qualche modo è questo sul globale, no? Che lo abbiamo visto anche nel caso della guerra in Ucraina, che si fa sentire sempre di più, che ha un peso sempre maggiore, che per certi versi fa quello, e lo fa a modo suo, che è diverso dal modo nostro, ma fa quello che noi non siamo stati capaci di fare. Maddalena Oliva, è sicuramente vero quello che dice Natale Tocci. Le immagini che abbiamo visto della Corte dell'Aia sono immagini che hanno una loro potenza. Le parole pronunciate dagli avvocati che si sono succeduti ieri, gli avvocati dell'accusa, sono parole potenti. Però siamo in tempi in cui delle istituzioni internazionali valutiamo tutti i forti limiti. Quello che stiamo raccontando in questi giorni è un pur potente rito, però è solo un rito o produrrà qualcosa? Il rischio è che, innanzitutto, noi sappiamo che ci vorranno anni, peraltro, prima di capire, vedere se effettivamente, no, Israele verrà condannato dalla Corte di Giustizia Internazionale per genocidio. Quindi questa è già la prima cosa. E sappiamo anche che la richiesta che si è fatta molto pressante da parte non solo del Sudafrica di arrivare quantomeno a un cessato il fuoco è difficile, no, che passi per questa via diplomatica internazionale. Però credo che dal punto di vista, diciamo, anche non solo simbolico ma proprio politico, di fronte alla situazione che secondo me ha segnato un punto di non ritorno anche nell'immagine che Israele ha avuto per tantissimo tempo agli occhi della comunità internazionale, credo che sia molto importante, di fronte a questo fallimento della politica di cui parlava Natalie Tocci, questo fallimento della diplomazia internazionale, questa iniziativa, che peraltro non è solo del Sudafrica, e mi permetto di aggiungere, Luca, no, rispetto a quello che dicevi tu, non parliamo solo di, non sono solo parole, cioè nel dossier di 80-90 pagine presentato da Pretoria ci sono un sacco di rapporti delle Nazioni Unite che sono già stati presentati al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ci sono appunto fatti molto ben circostanziati, c'è la denuncia non solo delle lesioni gravi, no, dell'integrità fisica e mentale a cui i palestinesi sono stati sottoposti, il tema del trasferimento forzato, il fatto di aver sottoposto un gruppo. Sì, non ci sono solo fatti legati diciamo, al conflitto di oggi, ma anche al percorso che ci ha portato a questo momento, no? Certo, e soprattutto anche a un principio fondamentale del diritto umanitario, cioè che l'azione militare, anche laddove, come in questo caso, un'azione di difesa, deve essere comunque sempre proporzionale e rispettare i diritti umanitari, cioè i civili vanno protetti. Oggi c'era il rilascio di Oxfam, no, ha messo insieme, ha analizzato dal punto di vista dei numeri, anche se è sempre terribile quando si parla di guerre, di morti, soprattutto così tanti morti civili, ricordiamolo, oltre 23.000, voi ogni giorno raccontate, no, di cui sono 10.000 bambini che vengono uccisi, sono stati uccisi in questa guerra terribile. Oxfam ha definito la guerra a Gaza come la guerra più mortifera del XXI secolo, cioè c'è stato come media di uccisi al giorno, oltre 250 palestinesi uccisi al giorno. Per avere un'idea, ripeto, anche se è terribile la classifica, i rapporti quando si parla di persone che vengono uccise, parliamo di 6,5 volte l'Ucraina o 6,5 volte morti uccisi nella guerra in Siria, quindi stiamo parlando comunque di una violenza. E su questi numeri voglio ingaggiare Luciano Fontana, il direttore del Corriere della Sera, perché stupisce poi un tema che è convitato di pietra, ma neanche troppo, cioè che Putin e Netanyahu
situazioni diverse, però per fare un esempio tangibile, attendono entrambi le elezioni americane del prossimo novembre 2024, cioè quello che noi stiamo commentando è in realtà un antipasto di una tensione che ci porteremo verosimilmente avanti fino a che non sapremo se sarà Joe Biden o Donald Trump il prossimo inquilino della Casa Bianca. Ma sì, certamente sia lo scenario globale che anche, come dire, come andranno le elezioni americane, i risultati delle elezioni americane hanno radici sul come questa situazione si evolverà e quello che si riuscirà a fare. Naturalmente, come dire, sull'Ucraina abbiamo già qualche certezza, perché il disimpegno di Trump, che già è abbastanza evidente nei comportamenti dei repubblicani, è qualcosa di certo. Un po' più problematico è quello che potrà avvenire in quell'area. Però devo dire, io penso che non possiamo aspettare le elezioni americane ci vuole ancora tantissimo tempo, tantissimi mesi, perché la questione di come le azioni militari di Israele a Gaza debbono essere condotte, cioè in che modo, con quali finalità e soprattutto con quale strategia per dopo, è una questione immediata che Israele e i suoi alleati, principalmente gli Stati Uniti, debbono affrontare adesso. Io, se posso dire una cosa rapidissima sulla certo. questione del Tribunale Internazionale, io non penso che porterà ad alcuna conseguenza, anche perché dal punto di vista delle azioni che l'ONU e gli organismi internazionali hanno fatto in quest'ultimo periodo, la credibilità non è altissima. Vi ricordo che non si è riusciti a fare una mozione unitaria di condanna di quello che era successo il 7 ottobre, che è quella, la data rimossa e dimenticata, in cui sì, c'è stato un tentativo di sterminio di massa verso, anche non verso combattenti, ma verso popolazione inerte. Il genocidio è qualcosa di specifico che ha a che fare con il tentativo deliberato, l'azione deliberata di eliminare un'etnia, una popolazione su base etnica, su base religiosa. Qui abbiamo di fronte un'azione militare che è sicuramente, per come sta andando avanti, sproporzionata, non ha proporzione, non ha difesa di civili. È il tema che gli stessi Stati Uniti hanno posto ad Israele ed è un tema serio che tutti gli alleati di Israele debbono affrontare, debbono imporre anche nella strategia militare, ma soprattutto capendo a questo punto qual è il punto di arrivo per Gaza, a chi verrà consegnato. Sì, e fino a che punto la capacità di persuasione degli Stati Uniti d'America riesce poi, no, a essere efficace, a concretizzarsi in qualcosa che non sia la moral suasion. Io penso che lo possa essere, a tutti gli strumenti Israele ha bisogno, essendo una piccola democrazia in un ambiente particolarmente ostile, ha bisogno assolutamente della protezione internazionale dei suoi alleati. Io credo, diciamo, che viene, questo è il se non altro, per farlo da augurarselo pensare. E che, diciamo, questa protezione possa essere, diciamo, una moneta utile da spendere. Volevo ringraziare Natalie Tocci, la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, ricordando ancora una volta il suo Fuori dal tunnel, l'ultimo saggio, e passare per Elena Testi per aprire, diciamo, la pagina politica, di politica interna di questa nostra anteprima. Non so se Elena è riuscita, ad esempio, a ricostruire il vertice di ieri, che aveva a un certo punto, ieri ci eravamo lasciati col mistero, no? C'è stato, non c'è stato, pranzo, non pranzo, che si sono detti? Il vertice tra i leader della maggioranza. Allora, il pranzo... Esatto, c'è stato un pranzo, ma è stato un pranzo tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Vice Ministro Antonio Tajani. Si sono però incontrati i tre leader del partito di maggioranza, si sono incontrati prima, hanno detto pubblicamente che l'incontro è stato per parlare di immigrazione. Non è arrivata però a seguito di questo incontro nessuna nota congiunta dei tre partiti, e questo ha aperto, insomma, vari
interpretazioni dovute anche al fatto che a un certo punto tutti i partiti davano per vero il vertice, ma la Lega l'ha smentito con svariati punti esclamativi. Quel che si dice è che molto probabilmente abbiano parlato anche di regionali, che sono in questo momento il vero nodo che scuote gli animi dei vari partiti, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, insomma, e che sta creando del dissenso. Ti dico che i politici, pochi oggi, che è venerdì, che abbiamo incontrato, dicono andremo uniti in Sardegna. Peccato che domani i Fratelli d'Italia presenterà il suo candidato Truzzo e la Lega continua a insistere che il proprio candidato sarà il Solinas. Quindi la clessidra continua ad andare avanti, ma la sabbia è poca e devono trovare un accordo. Ispiratissima Elena Testi. Che poesia. Io prima di rivolgermi a Maddalena Riva applaudo a Testi. E viene da dire, Maddalena, che qui siamo ben oltre Pirandello, ben oltre Così è se vi pare, no? In questa partita per le regionali. Però Giorgia Meloni che cosa si sta giocando e che fino a dove è disposta ad arrivare? Perché in retroscena che ci raccontava Elena, le dichiarazioni dei suoi alleati, sì, vincere va bene, ma attenta a non stravincere, perché poi si pone un problema di tenuta della maggioranza, è un fattore reale, è un vettore concreto, no? di cammino futuro. Certo, si gioca i rapporti di potere, no? I pesi specifici all'interno della coalizione. C'è il rischio concreto che Giorgia Meloni, il rischio, insomma, c'è il successo più che il rischio, però per quello che riguarda la compagine centrodestra, che Giorgia Meloni, il partito di Giorgia Meloni, venga fuori, no, da una grande, insomma, si possa portare a casa una grande affermazione alle europee, e che Salvini, che spera nella doppia cifra, quindi diciamo già vuol dire che manifesta una difficoltà, quantomeno in fase iniziale, teme molto, no, che si prenda proprio tutto Giorgia Meloni. Sappiamo che Forza Italia si gioca una partita per continuare ad esistere, e quindi già solo queste condizioni di partenza ci dicono quanto siamo già in campagna elettorale. E poi ci sono i nodi concreti, cioè concretamente appunto non c'è un accordo sulle regionali, e il faccia a faccia abbiamo detto è andato malissimo. Non c'è un accordo sulla questione della candidatura dei leader nelle rispettive liste che riguardano le europee, e c'è lo scontro sul terzo mandato con questo mini blitz che ha fatto ieri la Lega e Salvini, fondamentalmente perché credo che ci sia una partita di giro, cioè Salvini spera di poter, magari cedendo sulla Sardegna, quindi cedendo sulla possibilità di ricandidare il suo Solinas, di incassare una forma di compensazione che potrebbe magari essere il via libera al terzo mandato, e quindi diciamo per lui mettersi tra virgolette in pace e sistemarsi Zaia alla guida della regione del Veneto anziché come suo competitor interno, no? Anche per una nuova leadership della Lega, e così diciamo rimettersi direttore in gioco. Fontana, posto che il centrodestra ha più volte negli anni dimostrato di essere molto bravo anche a ricucire gli strappi, alla fine a trovare una quadra, ha dimostrato di essere bravo nel durare al governo insieme. Volevo chiederti se nel racconto di Maddalena Oliva si inserisce anche la dichiarazione che oggi Matteo Salvini fa da Palermo, il processo su Open Arms, quando dice che con lui al governo non c'erano stati morti in mare, a differenza di quanto poi è accaduto dopo. Tutti noi in redazione abbiamo subito pensato a Cutro, ai morti di Cutro, e quindi in qualche modo a un attacco non tanto alla sinistra quanto a Piantedosi e Giorgia Meloni. Ma sì, io penso che i prossimi mesi fino alle elezioni europee saranno mesi scanditi da dichiarazioni di questo tipo, tensioni, battaglia fino all'ultima candidatura, perché in qualche modo c'è da definire il volto futuro per i prossimi anni del centrodestra e chi ne assumerà in una maniera decisa e inequivocabile la leadership. Le ultime elezioni hanno detto Giorgia Meloni, Salvini e in parte Forza Italia tentano che le cose non vadano avanti in questo modo, e quindi questo sarà. C'è un ritorno audio, qualcuno che vuole unirsi alla conversazione ne ha facoltà. È Barbacetto, secondo me, dalla voce. Io ho conosciuto un Barbacetto. Maddalena Oliva annuisce. Conferma Maddalena Oliva. Sì. Prego, direttore.
se vuole parlare Gianni è nel prossimo blocco. Concludi. Volevo dire, quindi dovremo abituarci. È anche vero che quello che sta accadendo sulle candidature delle regionali, partendo dal presupposto che non me ne importa poco e nulla che il candidato sia di Fratelli d'Italia o della Lega, è evidente che restare alla situazione precedente fotografa una situazione delle candidature che è di un altro mondo, quando Salvini era un leader indiscusso, quando Forza Italia guidava un sacco di regioni, quindi che dovesse esserci anche abbastanza ragione che ci sia, come dire, un equilibrio diverso nelle candidature, e questo sarà il tema dei prossimi mesi, insomma, che noi seguiremo. In cui il centrodestra può farsi male solo da solo, insomma, da questo punto di vista. Ho visto comparire Nicola Campagnani. Dove ti trovi oggi, Nicola, che cosa ci vuoi raccontare? Io mi trovo a Windoli, vi racconto la neve e la neve che non c'è. Noi eravamo venuti qua prima delle vacanze di Natale, il 22 dicembre, dove tutti erano in apprensione per la neve che non arrivava. Purtroppo non è arrivata. Voi qua adesso un po' ne vedete, anche se a chiazze, perché è stata sparata con dei cannoni artificiali, che adesso vi faccio vedere. Questa è neve artificiale per innevare queste piste, che purtroppo sono ancora chiuse. Qui non si può sciare, anche perché questi cannoni iniziano a sparare solo adesso, perché solo adesso, solo ormai a gennaio inoltrato, abbiamo delle temperature che riescono a permettere l'innevamento. Insomma, un problema che riguarda il clima, ma anche l'economia. Dopo vi parleremo di queste cose con il gestore di questi impianti, che ci farà entrare nel merito di questo problema climatico ed economico. E noi anche con Paolo Sottocorona e altri ospiti che ci faranno compagnia. Grazie a Maddalena Oliva, grazie a Luciano Fontana per essere stati con noi. Poca pubblicità e torniamo con Laura Tecce, Chiara Geroni e Gianni. Gianni Barbacetto voleva intervenire per dire che ama la riforma Nordio, un'esclusiva di Tagadà, ma dopo la pubblicità ci spiegherà perché. Questa è querela, eh? Sì. Vedi? Sono le 15.01 e la discussione in studio è già cominciata, quindi noi faremo altro che proseguirla coinvolgendo anche Gianni Barbacetto. Partiamo questa volta all'ospite collegato, che saluto, Il Fatto Quotidiano. Bentornato, ben rivisto. Buon pomeriggio a voi. E saluto Laura Tecci, giornalista, conduttrice di Full Contact per la RAI, bentornata. E Chiara Geroni, bentornata anche a te. Buonasera, grazie. Elena Testi. Ah, con Donzelli. Ah. E Chelani. Eccoci. Sì, stavamo passeggiando con Donzelli, lo stavo accompagnando al partito in via della Scrofa. State parlando ultimamente moltissimo di regionali. L'avete trovato questo accordo con le forze di maggioranza oppure ancora in discussione? No, ma verrà trovato. Noi, come sempre, il centrodestra rimarrà unito e troverà la migliore soluzione. Quindi troverete una soluzione, non si va separati, perché voi domani comunque Truzzo lo presentate come vostro candidato. Questa è una cosa, cioè Truzzo è il miglior candidato possibile, scelto dai territori, quindi non è in discussione, ma non viene presentato domani. È una cosa che non ho capito come Senato, c'è un'iniziativa a cui partecipa Paolo, come tra l'altro è un'iniziativa che si svolge tutti gli anni, quindi non. Però comunque Paolo partecipa. Elena, siccome partecipa in questi giorni ci sono state molte ricostruzioni sul caso Pozzolo del Mastro, tra cui anche quella del foglio di Canettieri, in cui si parla di panico in Fratelli d'Italia per la versione che, diciamo, coinvolgerebbe la scorta di Del Mastro, puoi chiedere se c'è davvero questo timore, cosa ne dicono loro in questi giorni? Voglio farle un'altra domanda. Le volevo chiedere, ieri si è parlato del caso Pozzolo, è tornato nella cronaca politica, si parla di panico in Fratelli d'Italia perché non convince. Il panico la tagliamo come frase, diciamo di preoccupazione, piace più come parola. È così, siete preoccupati, non vi convince la ricostruzione? Non c'è alcuna preoccupazione, non c'è nessun problema, nel senso che la riflessione che ha fatto molto chiara e netta Giorgia Meloni in conferenza stampa è stata sulla poca accortezza che ha avuto Emanuele Pozzolo nel gestire un'arma, cosa che un parlamentare non si può permettere, ancora meno un parlamentare Fratelli d'Italia. Ma voi Pozzolo l'avete sentito? Noi abbiamo deciso con la commissione, Giorgia Meloni ha scelto la sospensione e la commissione disciplina sta facendo il suo iter.
Poi, se il colpo è partito a Pozzolo, è partito un altro, leggo varie ricostruzioni che dai giornali, leggo, non cambia nulla, doveva stare attento e non doveva, quella pistola non doveva neanche in qualora ci fosse essere, il coinvolgimento della scorta. Però, quindi le colpe di Pozzolo saranno valutate dalla magistratura e da Fratelli Italia, ma non cambia nulla per tutto dalla scorta il colpo, cioè non cambia nulla per voi, se è partito da Pablito Morello che è il caposcorta di Del Mastro. Non sono esponenti di Fratelli Italia, quindi leggo ai giornali queste ricostruzioni, potrebbe cambiare qualcosa se emergesse che invece il colpo fosse partito da un altro di Fratelli Italia, allora ci dovremmo occupare di un altro Fratelli Italia, ma se uno che non è di Fratelli Italia non mi riguarda. Non è strano che il capo scorta non fosse con Del Mastro? Lei ha la scorta, lo sappiamo, l'abbiamo riportato sui giornali, credo che la seguano sempre, no? Cioè non la lasciano perché se no non fanno il loro lavoro. Non faccio il controllore della scorta di Del Mastro, ma credo che Rosazza a quell'ora di sera, se uno va in macchina a portare una cosa, non sia necessario di spiegare, però sono scelte della scorta, non entro, non me ne occupo. Comunque non c'è nessuna preoccupazione in Fratelli Italia. Le scelte che dobbiamo prendere le abbiamo già prese, a prescindere dalla ricostruzione. E quindi siamo serenissimi, e non, anzi se anche emergesse, dico di più, qualcosa che potrebbe alleggerire la versione, diciamo rispetto a quello che voi avete scritto su Pozzolo, la sua responsabilità rispetto allo sparo, se non è partito dalla sua mano per intendersi, ma dalla sua pistola, a noi non cambia nulla. Cioè comunque non rientrerà... No, questo sarà la commissione disciplina, ma l'errore politico è stata la leggerezza, e per noi molto pesante, la leggerezza nel non avere custodia dell'arma. Poi a chi parte il colpo è un problema che eventualmente valuterà la procura, ma per noi non alleggerisce questo la posizione Pozzolo. Ma l'ha sentito Pozzolo. Lei Pozzolo? L'ha sentito lei Pozzolo? Questo non mi interessa. Non ce lo dice, non questo ce lo non vuole mi interessa, dire. Grazie. Grazie, buon lavoro. Grazie a te Elena. Grazie Elena, tocchiamoci il naso che abbiamo detto la stessa cosa. Gianni Barbacetto, prima di fare un passo avanti e coinvolgere anche le altre ospiti, che donzelli hai visto sul tema Pozzolo? Lui ha detto, a prescindere dalla persona da cui è partito il colpo, se si tratta di un dirigente di Fratelli d'Italia ne prenderemo atto e agiremo, nel momento in cui non si tratta di un dirigente di Fratelli d'Italia è tutt'altra partita, quella partita l'ha chiusa Giorgia Meloni deferendo ai propri viri e sospendendo il deputato Pozzolo. Ho visto una nettezza di reazione che fa onore a chi l'ha fatta. Evidentemente, diciamo, la sciocchezza di portarsi una pistola a una festa di Capodanno era talmente grossa che è stato impossibile difendere chi questa sciocchezza l'ha compiuta. Certamente mi pare che l'atteggiamento sia quello di delineare il perimetro, cioè non usciamo oltre, abbiamo già fatto il massimo che potevamo fare cacciando la persona che va in giro. Sì, è sospeso. Sospendendo, chiedo scusa, la persona che va in giro a Capodanno con questa piccola inutile pistolina. Dopodiché però, attenzione, non allarghiamo troppo i confini, non andiamo a vedere troppo, no, se ci sono responsabilità di altri, perché invece io dal punto di vista giornalistico troverei interessante di capire se è il caposcorta. Allora ci arriviamo Gianni, facciamo così, però mettiamo tutto in ordine, anzi l'ha fatto la nostra Serena Riformato, perché Elena Testi ce lo ricordava, il caso Pozzolo ieri è arrivato in Parlamento con ben due interrogazioni parlamentari e poi ci sono le ricostruzioni, diciamo, di chi ricostruisce per mestiere, cioè i giornalisti. Serena Riformato. Alla fine, la vicenda dello sventurato Capodanno di Rosazza si riduce a una domanda. Chi mente? È chiaro che qualcuno sta mentendo agli italiani. L'unica certezza è che la mini calibro 22 da cui parte un colpo accidentale sia di proprietà del deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo. Intorno alla pistola, nel momento dello sparo, però, ci sono tre persone. Il parlamentare, Pablito Morello, il caposcorta del sottosegretario meloniano alla giustizia, Andrea Del Mastro, e il genero di Morello, Luca Campana, 31 anni, che finirà lievemente ferito. Il caposcorta, la figlia, il genero, tutti i parenti, non hanno dubbi e testimoniano. A sparare il colpo è stato Pozzolo. Da giorni però Fratelli d'Italia è in agitazione, ne ha dato notizia il Foglio. Il deputato pistolero, già sospeso dal partito, ai vertici continua a ripetere non solo di non essere stato lui a far partire il colpo, ma che a farlo sia stato il caposcorta del sottosegretario Del Mastro. Le domando, lei è in grado di stabilire quello che è successo? Qui c'è una pistola che ha colpito un uomo, poteva ucciderlo,
in una sala piena di bambini. Le discrepanze sono diventate oggetto di un'interrogazione di Italia Viva al ministro della giustizia Carlo Nordio, che però si è schermato dietro la riservatezza delle indagini. Non posso che inchinarmi di fronte a quello che è il segreto istruttorio. Sarebbe improprio se io qui rivelassi delle cose, ammesso che le sapessi, e se devo dire la verità non le so. L'ipotesi che Pozzolo possa puntare il dito contro il caposcorta di Del Mastro creerebbe un enorme problema dentro il partito, e le ragioni stanno anche nelle allusioni di Matteo Renzi. In questo caso c'è un clima di familiarità, anche perché il caposcorta è un collega politico, sindacalista, amico, una cosa un po' strana. Il caposcorta Morello in effetti è un vecchio amico del sottosegretario. Nel 2009 entrò a far parte del Consiglio Comunale di Biella con il Popolo della Libertà, quando Del Mastro era assessore ai lavori pubblici. Nel 2013 passarono entrambi a Fratelli d'Italia. Soprattutto Morello è un ex sindacalista del SINAP, sigla di destra della Polizia Penitenziaria, così vicina a Del Mastro da ricondividere sul profilo ufficiale i post del sottosegretario, da anni legato a doppio filo con le frange più di destra della categoria. Fratelli d'Italia ha questo malvezzo, entra negli istituti penitenziari per incontrare non già i non solo i detenuti quanto e soprattutto la polizia penitenziaria. Abbiamo sentito Laura Tecce le parole di Matteo Renzi, mentre andava al servizio tu hai detto e allora? Sì. Non può esistere secondo te un punto politico ed esclusivamente politico che possa in qualche modo riguardare il sottosegretario Del Mastro? Assolutamente no, il mio e allora era riferito al fatto che il capo scorta sia una persona amica, un conoscente, una persona... E allora? Di appunto, fiducia. Diciamo una persona di fiducia, poi frange estremiste, sempre queste solite esagerazioni verbali quando si parla di persone vicini alla destra, che vuol dire frange estremiste della destra che sono amici di Del Mastro. Io questo coinvolgimento del sottosegretario Andrea Del Mastro l'ho trovato fuori luogo, assolutamente incredibile, lasciatemelo dire, sin dall'inizio, sia che nel caso fosse stato Pozzolo a sparare, sia che fosse stato il caposcorta o chiunque altro. Cioè, se io vado a una festa e mi porto un'arma e c'è anche un'altra persona, in che modo può essere coinvolto Del Mastro, che neanche era presente in quel momento? Cioè, me lo chiedo, ma veramente da cittadina. Cioè, io, la responsabilità è personale, poi c'è una responsabilità politica che ben ha evidenziato per il Premier Meloni in conferenza stampa e adesso l'onorevole Donzelli. La responsabilità politica e l'opportunità di portarsi in giro un'arma quando sei un deputato, ma anche quando sei una persona normale. Però c'è anche il tema di chi sostiene. Questa è dubbia e non la può negare nessuno. Il sottosegretario Del Mastro conosceva Pozzolo e sapeva l'attitudine di Pozzolo. Ma non è vero, ma come faceva a sapere che Pozzolo si sarebbe portato una pistola dietro? Ma stiamo scherzando? Io Simone Canestieri ha coniato un'espressione stupenda. L'autore del servizio che noi tutti stiamo citando dice che Pozzolo era un proiettile vacante nel centrodestra piemontese, rievocando così che era stato allontanato dall'Alleanza Nazionale, allontanato dalla Lega. Sì, allora, ripeto la mia posizione, comunque... anche se fosse, vorrei sapere qual era la responsabilità di Andrea Del Mastro in tutto questo. Mi dispiace, ma io su questo non ho detto Geroni, di un millimetro. La responsabilità di Del Mastro è assolutamente fuori da ogni discussione. Okay, no, perché veramente... Allora, io volevo dire una cosa in premessa. Quattro minuti fa Donzelli ha detto a Elena Testi che il caposcorta di Del Mastro non è un esponente di Fratelli d'Italia. Come ha spiegato il vostro servizio, questo non è vero. Il caposcorta di Del Mastro è un esponente di Fratelli d'Italia. Ha avuto un incarico amministrativo. È stato, credo, consigliere comunale, ha conosciuto Del Mastro in quella circostanza e quindi diciamo che quell'affermazione non è vera. E aiuta un po' a inquadrare il contesto di quella festa di Capodanno. Io non lo so, ovviamente, se metto la mano sul fuoco su Del Mastro o non ce la metto, non sono in grado di rispondere a questa domanda perché c'è un'indagine in corso. Quello che vedo, da persona che cerca di informarsi e che legge i giornali, è che oggi è il 12 gennaio, quindi facile calcolo, sono passati 12 giorni dai fatti. Siamo di fronte a un fatto avvenuto in presenza di 30-40 testimoni in una stanza chiusa, tra cui diversi poliziotti, membri della polizia giudiziaria, funzionari pubblici, non un deputato che però si trovava nelle vicinanze. Al 12 gennaio noi non sappiamo ancora cos'è successo. Che cosa ci dice questa opacità, la chiamiamo così? Ci dice qualcosa sulla difficoltà di costruire sulle caratteristiche un pochino borderline di quella situazione.
una festa con i membri della scorta e i loro familiari. Non c'è niente di male essere amici o diventare amici dei membri della propria scorta. Ma la scorta era in servizio, non era in servizio, se era in servizio come mai il sottosegretario era fuori da solo, il locale era un locale pubblico, ma siccome il sindaco del comune, il fratello del sottosegretario, la sorella del sottosegretario, cioè insomma ci sono dei fatti che sembra a chi legge i giornali di capire che c'è qualche difficoltà a raccontarla tutta. Poi ci sono le versioni contrastanti della persona che ha subito lo sparo, della persona che ha portato la pistola dentro, del mastro ha detto cose un po' diverse su dov'era, su cosa stava facendo. Del mastro adesso io non voglio... Il mastro ha detto, diciamo, prima c'era il cibo in macchina, poi la spazzatura. Però insomma è un dettaglio quello, possiamo dire. Non è risolutivo, l'importante è dire che Del Mastro era fuori dalla stanza e questo l'abbiamo capito. Io dico solo questo, che non so naturalmente quali siano le responsabilità penali, morali, eccetera, di Del Mastro. So che Del Mastro in quel territorio è il capo di quel partito, certamente non è estraneo alla scelta dei candidati nelle province limitrofe. Beh, possiamo e quindi, dire che almeno diciamo è l'uomo forte in quella zona. È l'uomo forte di Fratelli d'Italia in quella zona. Mi sembra difficile sostenere che... E si ripone il tema della classe dirigente, no? Della scelta della classe dirigente. Ma la responsabilità penale o morale è personale. Gianni Barbacetto, t'abbiamo visto col dito alzato, però per mettere un altro tassello di racconto... Non ce l'abbia. Facciamo un altro dibattito parallelo. Per fare mettere un altro tassello di racconto, guardiamo insieme l'arma, l'oggetto del contendere, che è un altro elemento che ha stupito tutti noi, perché è un'arma molto piccola, però è un'arma a tutti gli effetti. Guardate, Danilo Litran, no, Barabino. Il cliente tipo, di solito l'arma che chiede normalmente è una pistola di solito semiautomatica. Oggi come oggi, primo cliente del pomeriggio invece... ha chiesto proprio un revolverino piccolo in calibro 22, si vede che la pubblicità... Del caso Pozzolo. Tra virgolette, ha fatto conoscere questo genere di pistole che in realtà non vengono in realtà richieste perché sono talmente piccole, se penso che questa è la fondina. È una pistola da giarrettiera. Esatto, allora il tiratore un'arma del genere non se la compra. Per azionare il grilletto devo armare il cane, quindi per quote il primo colpo. Se non armi il cane, quindi se non viene arretrato questo cane qua, non può assolutamente percuotere la cartuccia. Non è un giocattolo come nessuna arma da fuoco, anche perché comunque il calibro è un calibro completamente letale. La penetrazione della palla è per una difesa estrema che potrebbe andare anche oltre i 100 metri. Potrebbe contenere le munizioni all'interno del tamburo ed essere in perfetta sicurezza. Anche ti cadesse per terra non può succedere niente. Da sola non spara. Non sparano assolutamente. L'unica è armare il cane e tirare il grilletto. Non ci sono altri modi. Gianni Barbacetto, tu noti o vedi qualcosa di opaco, anche a prescindere, anzi, proprio in virtù della dinamica che ci ha raccontato il titolare dell'armeria sulle modalità di sparo. Tra l'altro, l'arma non spara da solo, un vecchio tweet che Pozzolo aveva rispolverato dopo un evento in Oregon. Accusando Obama. Profetico quel tweet, perché appunto quell'arma, ma nessuna arma spara da sola, e quindi però appunto, diceva Chiara Geloni, sono passati 12 giorni e ancora non abbiamo chiaro che cosa è successo. Oggi sera. È uscita un'agenzia, per essere precisi, la perizia balistica richiederà... 30 anni non abbiamo, sappiamo che conosce, ma che vuol dire? Scusa, però il caso è sensibilmente più semplice, questo caso. Poi ci sono ancora due mesi di perizia balistica. Un giornalista anche di giudiziario, fammi un caso in cui un accertamento dura 10 giorni o 3 giorni, si sa, no? Ma dai, ci sono casi che durano 20 anni, Olindo, ma dai, ma stiamo scherzando, 12 giorni è un tema, cioè un tempo più che ragionevole, dai. Gianni. No, non è ragionevole perché erano tutti amici in quella stanza e quindi vuol dire che ci sono dei silenzi incrociati, delle coperture incrociate, perché altrimenti tutto sarebbe stato chiaro.
fin dal primo secondo, non dal primo giorno, dal primo secondo. Noto che il familismo che aleggia dentro il partito di Giorgia Meloni, diciamo nei livelli alti della politica, la sorella, il cognato, eccetera, eccetera, aleggia anche in questi livelli, anche in quella stanza chiusa. Perfino il caposcorta, no, diciamo, viene scelto non per sulla base di una bravura poliziesca, ma per il fatto di essere uno dei loro, di essere di Fratelli d'Italia, di essere stato candidato e addirittura consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Insomma, c'è. Però il fatto che un deputato sotto scorta, sottosegretario in questo caso, scelga una persona di cui si fidi, secondo te è secondario rispetto alla storia che stiamo raccontando? Ma no, non è secondario, perché diciamo, c'è un rispetto delle istituzioni e dell'autonomia delle istituzioni che dovrebbe essere, diciamo, l'ABC della politica, e che invece in Fratelli d'Italia troppo spesso viene superato dal familismo, e cioè sì, il cerchio magico, come la Franceschini e la moglie, amicizie, come l'altro che ha la moglie, cioè una cosa comune a tutti i partiti, così fan tutte, direbbe Mozart. No, insomma, ragazzi, adesso tirare fuori pure il familismo con questa storia mi sembra veramente. E noi lo denunciamo per tutti, esattamente, la politica italiana, ma soprattutto Fratelli d'Italia. Soprattutto Fratelli d'Italia, certo. Beh sì, insomma, no, la sorella, il cognato. Però, scusa, Tecce, possiamo provare a metterla giù così? Barbacetto cita il familismo, che è una delle parole che familismo sono state pronunciate, amorale, no? No, sono state pronunciate questo anche in conferenza stampa, la conferenza stampa di Giorgia Meloni, nella domanda sulla classe dirigente. Sì. Allora, proviamo a parlare di classe dirigente. Sì. Non è persino normale che esista un tema di classe dirigente e quindi anche di personaggi che poi finiscono col metterti nei guai in un partito che è passato molto rapidamente dall'1 al 3, al 26? Possiamo dire che è normale avere un problema di classe dirigente e che però quindi il problema c'è? Allora, non dovrebbe essere normale, perché insomma, cioè, può accadere. Vedo che ci dovrebbe essere una selezione, insomma, un po' più attenta, quindi non dovrebbe essere normale, anche perché adesso col taglio dei parlamentari, insomma, sono 80 persone, 100 persone da scegliere, si trovano 100 persone normali in giro, spero, eh. Quindi oggettivamente secondo me non è normale. Poi il fatto che possa succedere purtroppo è comune anche qua, non certo solo a Fratelli d'Italia, ma a tutti i partiti politici, a tutti i livelli professionali. Ci sono gli avvocati meno bravi, i giornalisti bravi, i giornalisti meno bravi, i politici con più senso di responsabilità o con meno, come in questo caso, perché secondo me Pozzolo non ha avuto purtroppo un senso di responsabilità elevato, no? A portarsi in giro la pistolina e farla anche vedere, diventando anche influencer delle pistole, perché come abbiamo visto ha fatto schizzare le vendite, quindi non ne sentivamo il bisogno, insomma, francamente appunto, non ne sentivamo il bisogno, no. Io sono a favore del porto d'armi quando ci sono degli stretti controlli e quando è veramente necessario avere un'arma dietro. Però, ecco, non sono una fan delle armi in giro. Anche su quello c'è un'interrogazione pendente che riguarda Pozzolo. Sì, appunto, ti ripeto, quindi la domanda è: c'è un problema di classe dirigente, di scelta a monte della classe dirigente in tutti i partiti, in tutte le categorie, fra cui anche Fratelli d'Italia? Sì. Insomma, però questo Chiara Geloni dice Laura Tecce, nelle altre parti non vedo i geni. La mette su due piani, Tecce: la responsabilità penale personale e poi il tema della classe dirigente, che è comune e trasversale. Ripeto, ma è comune e trasversale. Intanto possiamo dire che Fratelli d'Italia in Basso Piemonte ha candidato una personalità che era stata già cacciata prima da Alleanza Nazionale e poi dalla Lega per comportamenti e atteggiamenti non condivisibili. Questo lo possiamo dire. Con tutta una serie di tweet, di messaggi. Siccome purtroppo non è vero che scelgono i cittadini, ma decidono i partiti chi viene messo nei posti eleggibili, Pozzolo è stato messo in un posto eleggibile nonostante fosse un volto noto, diciamo, del centrodestra piemontese. Dopodiché succede anche in altri partiti che ci sia qualche mela marcia, qualche parlamentare incapace, e figuriamoci.
capiamoci. Adesso, paragonare uno che va in giro ubriaco e con una pistola e poi con la pistola spara al fatto che una donna che fa politica, io non sono, non è che difendo per principio le scelte di chi ha, poteva farsi indietro al marito se voleva che si candidasse la moglie, non lo metto in dubbio. Stiamo parlando di Michela Di Biase, Franceschini, potevano restare a casa loro, ok? Ma detto questo, che candidare Michela De Biase, che è una che fa politica da quando è nata e da prima di conoscere Dario Franceschini, darle l'occasione di essere deputata dopo che ha fatto tutto un curriculum nelle istituzioni e di fare la deputata semplice in un partito nel quale milita da quando era piccola e da quando non era sposata, anche sinceramente milita non, da quando era piccola. Non mi fate il paragone con una che fa ministro suo cognato, perché non c'è il paragone, non c'è. No. Vabbè, anche Lollobrigida ha una carriera milita, politica, sì, diciamo. Ho capito, ma quando, andate a chiedere, scusate, andate a chiedere in Europa, ha fatto se ci sono... Perché ha vinto la destra, Laura, probabilmente sarebbe stata una volta, perché poi vogliamo proporvi un'altra cosa. Laura, di Franceschini. Laura, andate a chiedere in Europa se ci sono dei governi nell'Europa occidentale dove il cognato del premier fa il ministro. Per favore, andate a verificare. Allora, vi leggo un'agenzia intanto, perché alle spalle di Donzelli, prima nel collegamento di Elena Testi, c'era Chelani, Sara Chelani, e adesso è uscita un'agenzia dell'AGI, Elena Testi c'ha sempre la notizia in tasca, incredibile, è Sara Chelani, deputata di origine laziale ma eletta in Lombardia, il commissario, la commissaria direi, che prenderà il posto di Emanuele Pozzolo alla guida della Federazione Vercellese. Tutto si era tiene. Pure segretario della Federazione di Vercelli, così pare. Allora, ieri, diciamo, quando Nordio ha risposto, lo avete visto all'interrogazione su Pozzolo, Nordio è stato, diciamo, chiamato in causa anche sui suoi progetti di riforme, cioè su altri temi, in particolare sull'abuso di ufficio. Risentiamo cosa ha detto. L'Europa non ci chiede l'introduzione o la reintroduzione del reato di abuso di ufficio, ci chiede di combattere, secondo quanto ancora scritto nella Convenzione di Merida, la corruzione in tutte le sue manifestazioni, e su questo noi abbiamo un arsenale normativo e repressivo che è all'avanguardia, come lei sa perfettamente, di tutta Europa. Non vi sarà nessuna esitazione da parte del Governo, da parte di questo Ministero. Ah, starei proprio sul tema dell'abuso d'ufficio, Gianni Barbacetto, perché è un tema che il ministro Nordio aveva proposto e come dire, dato all'opinione pubblica già in tempi non sospetti, al centrodestra uguale, però ci sono anche tanti amministratori locali del Partito Democratico che sono esposti in questi giorni, penso a Ricci, penso a Nardella, che sposano la linea di questo governo e anzi dicono alla dirigenza romana del proprio partito: attenzione, perché siete voi che non capite cosa significhi lavorare con la cosiddetta ormai famosa paura della firma. C'è un qualcosa che deve essere, dovrebbe essere rivisto dell'abuso d'ufficio, al netto del fatto che sappiamo la tua posizione sulla cancellazione è di contrarietà? No, intanto sull'Europa bisogna rileggere al ministro Nordio la dichiarazione di Christian Wigard, il portavoce della Commissione europea per la giustizia. La lotta alla corruzione è una priorità assoluta per la Commissione. Siamo a conoscenza del disegno di legge italiano che propone alcune modifiche alle disposizioni che regolano i reati contro le pubbliche amministrazioni. Tali modifiche depenalizzerebbero importanti forme di corruzione e potrebbero incidere sull'efficacia dell'individuazione di quel reato e quindi sulla lotta contro la corruzione. L'Europa ci dice non abolite il reato di abuso d'ufficio. Dopodiché la paura della firma è una falsità. La paura della firma poteva esserci prima del 2020, quando è stato riformato il reato di abuso d'ufficio. Oggi il reato di abuso d'ufficio superstite, diciamo, dalla riforma del 2020, colpisce solo i comportamenti fraudolenti e toglie di mezzo tutte le scelte discrezionali del sindaco, dell'amministratore, del funzionario. Quindi togliere anche questo significa non risolvere il problema della paura della firma, che è già stato risolto nel 2020, ma togliere la possibilità per il cittadino che vede che va a proporre la sua azienda per fare un lavoro e vede che il sindaco sceglie suo fratello, il suo amico, il suo compagno di partito, e allora lo denuncia
fa un esposto per abuso d'ufficio, ecco, questo non sarà più possibile. Non ha altri reati a cui appellarsi quel cittadino? Poi alla fine forse la magistratura italiana si dovrà inventare forme di corruzione, eccetera, però stanno lavorando anche su quello. O dovrà reintrodurre una nuova legge, perché l'ha paventato anche la ministra Bongiorno, non si può lasciare una vacatio criminis di questo tipo, cioè un vuoto rispetto alla fattispecie di diritto. Ma il problema è che stanno lavorando anche sull'abuso di traffico di influenze. Ecco, altro. E quindi vuol dire che c'è un piano complessivo per fare in modo che i politici, no, i colletti bianchi più in generale, non possano essere perseguiti. Avremo una giustizia che sarà feroce con i poveri cristi e di manica larga, larghissima, con i potenti, i politici, gli imprenditori, i colletti bianchi. Tecce, ti riporto all'inizio dell'intervento di Barbacetto, che ci ha ricordato l'agenzia, le parole che noi abbiamo commentato ieri in diretta del commissario europeo. Sul tema giustizia, in particolare sull'abuso d'ufficio e sulla corruzione, c'è uno scontro, una frizione con l'Europa? No, io non credo che ci sia l'ennesimo. Le frizioni sull'Europa sono su tante cose, ma su questo francamente è una questione di interpretazione. Io credo che Barbacetto l'abbia interpretata in maniera molto stringente. In realtà l'abuso d'ufficio non riguarda il favore fatto a un amico piuttosto che a un parente, riguarda anche altre tantissime casistiche in cui sono incappati degli amministratori locali non potenti, perché questa demagogia di firma, no? È una demagogia dire la legge, 2020, la legge colpisce solo i più deboli e invece i potenti non la fanno sempre franca. Lo trovo veramente demagogico, anche un po' benaltrista, francamente. La legge colpisce tutti e colpisce soprattutto i sindaci dei piccolissimi centri che non hanno, cioè che veramente per una firma o una svista. Però dopo la tipizzazione, che questa parola orrenda e tecnica, però dopo una, diciamo che è stato dopo la tipizzazione della norma che c'è stata fatta nel 2020, era necessario secondo te intervenire di nuovo per abolire questo reato? Beh, evidentemente si è stato fatto perché si è riscontrato una casistica di sindaci o di amministratori locali sotto indagine, nella maggior parte dei casi anche prosciolti poi, perché sappiamo anche che in Italia quando si innesca un meccanismo di un processo penale ne esci dopo 10 anni e comunque la tua carriera, ci sono persone distrutte dopo un processo penale anche finito bene. Ok? Quindi io sono per la presunzione di innocenza, non per la presunzione di colpevolezza, come è qualcuno. Ci sono dei giudici, no, che dicono siete tutti colpevoli fino a prova contraria. Per me siamo tutti innocenti fino a prova contraria. Detto questo, certo che quando ci sono degli abusi veri e riscontrati e evidenti bisogna intervenire. Ma ripeto, molte volte l'abuso di ufficio è molto, come si dice, interpretabile dai giudici. Forse è questo che si vuole normare. Chiara Geloni, che partita sta giocando il governo su questa riforma della giustizia? A chi si sta rivolgendo? Si sta rivolgendo ai, come diceva Barbacetta, ai colletti bianchi e a tutta una pletora di amministratori che certamente soffrono quel tipo di minaccia e di preoccupazione di commettere un reato. Dopodiché, con il ragionamento di Laura Tecce, i reati bisognerebbe abolirli tutti, perché se il rischio è che poi uno, dopo che è stato accusato, viene assolto, allora i reati non si deve più accusare nessuno, perché chiunque può essere innocente. Cioè il tema è che 9 su 10 di queste inchieste non vanno a processo. Esatto, ho detto un'altra cosa. Ho capito, che ma il collega le inchieste ha capito, si fanno per fortuna, anche per verificare l'esistenza di un reato. Io non sono contraria, non sarei stata contraria a un'ulteriore definizione, rimodulazione di quel tipo di reato. Come mi pare di capire anche dalle parole che sono state citate prima, che sarà inevitabile e necessario fare. Dopodiché dire che un abuso non è un reato, lo dice la parola stessa, se è un abuso è un reato. Dopo si potrà definire meglio quali sono gli estremi per accusare qualcuno di quel reato. Ma abolire il reato non mi sembra la soluzione, tanto più in un paese che è impegnato
dopo aver sottoscritto un accordo europeo, a perseguire quel tipo di abusi e che è il paese europeo che sta ricevendo il maggior quantitativo di miliardi del PNRR che dovranno essere gestiti anche con una preoccupazione di trasparenza e di legalità, perché è molto pericoloso aprire la strada agli abusi nell'utilizzo di quei fondi. E la preoccupazione dell'Unione Europea penso sia anche questa. Abbiamo avuto il presidente dell'ANAC, dell'anticorruzione, che proprio su questo ha voluto fare faro nel corso della nostra chiacchierata. Tecce e Geloni sono precettate, restano ancora con noi. Salutiamo Gianni Barbacetto. Gianni, io lo so che posso è difficile dire, da accettare. Posso aggiungere una cosa? Sei 10 Giorgio secondi. Meloni, sì, sì. Giorgio Meloni rischierà di passare alla storia come colei che ha eliminato la corruzione in Italia, nel senso che elimina i reati e quindi non ci sarà più la corruzione. Come no, quello era 5 Stelle che avevano eliminato Gianni, la povertà. Gianni, però devo darti, altri, noi andiamo in pubblicità facendoti un richiamo, è finito il Natale, devi disfare l'albero, alle tue spalle lo vediamo ancora, ti do questa triste notizia, Natale è finito. C'è Rito Ambrosiano. E noi controlliamo, pubblicità, poi arriva Tonia Mastrobuoni. I fascisti eliminarono la cronaca nera. Ecco, va così bene. No, ancora, siamo tornati indietro. L'albero, pubblicità. :15:40, la maratona di Tagadà prosegue con gradite ospiti Laura Tecce e Chiara Geloni in studio e saluto in collegamento Tonia Mastrobuoni, collega di Repubblica. Bentornata Tonia. Ciao, buon pomeriggio. A Calarenzia, questa è stata la settimana di commento a quanto accaduto ai saluti romani ad Acca Larenzia, la commemorazione per la morte di 3 giovani attivisti della destra, 2 uccisi da estremisti di sinistra, 1 durante i successivi scontri con la polizia. Molte polemiche ci sono state che hanno riacceso anche il tema della presenza della cosiddetta galassia nera in Italia e in Europa. Facciamo così, vediamo un estratto del pezzo che abbiamo girato l'altro giorno con Paolo Berizzi. Questi gruppi conosciamo la storia, le strutture, le iniziative, la propaganda violenta, ma conosciamo anche i nomi dei capi, dei leader. Casa Pound, capo storico Gianluca Iannone, Forza Nuova, il signore nero ex terrorista di terza posizione Roberto Fiore, Lealtà Azione, i cui capi sono i pregiudicati per pestaggi Stefano Del Miglio e Giacomo Pedrazzoli, la comunità militante dei 12 raggi di Varese, un gruppo dichiaratamente neonazista, poi c'è il Veneto Fronte Skinhead, il capo si chiama Giordano Carracino. Sono strutture con dei capi, con dei direttivi, con delle gerarchie molto rigide che ricordano appunto in alcuni casi dei gruppi militari o paramilitari. Questi sono i nomi e i volti che ritroviamo ogni anno il 7 gennaio ad Acca Larenzia col braccio teso o il 29 aprile a Milano per ricordare Sergio Ramelli. Sono i 2 eventi liturgici dell'estrema destra italiana. Allora, Tonia Mastrobuoni, cominciamo subito col capire se le immagini che accompagnano quelli che Paolo Berizzi definisce gli eventi liturgici della destra italiana sarebbero immagini possibili in Germania, quelle braccia tese. No, no, perché il saluto nazista è vietato in Germania, c'è il codice penale per chi fa il saluto hitleriano, che come sapete è identico al saluto romano. Quindi insomma no, è un reato penale insieme al negazionismo. Il negazionismo, cioè negare l'esistenza dei campi di concentramento e di sterminio e la Shoah, sistematico sterminio degli ebrei in Germania, è vietato dalla legge. E la notizia e le immagini di Acca Larenzia sono state commentate e come in Germania, se sono state commentate? Perché sono arrivate fino in Russia. Sì, sono state commentate ovviamente criticando il governo, il silenzio del governo Meloni su questo, perché come forse avrete visto è successo qualcosa di molto grave anche in Germania in questi giorni, si è scoperta una convergenza tra l'estrema destra extraparlamentare ed eversiva, neonazisti, che si riunivano con pezzi dell'AfD, quindi dell'ultradestra parlamentare, e c'erano persino degli esponenti della CDU.
Su questo è successo, c'è stata una bufera, la CDU ha preso le distanze da questi esponenti che sono andati alla riunione, la stessa AfD si è sentita obbligata in qualche modo a prendere le distanze dalle posizioni che erano state espresse in queste riunioni, e quindi è successo esattamente l'opposto di quello che succede in Italia, dove c'è veramente un silenzio assordante della Premier su un episodio che io ritengo gravissimo, ovviamente. Ripeto, le immagini hanno fatto il giro, però sempre commentate con questa curioso silenzio, con questa critica sul curioso silenzio della Premier su questo vorrei sentire subito te, intanto. Il silenzio di Giorgia Meloni non è dunque un tema che pone solo Elly Schlein nel suo intervento in Parlamento o la stampa di sinistra che fa le pulci al governo, ma è un tema di dibattito in Europa. Addirittura, questo forse a me non è pervenuto, a me sembra che quanto detto dalla collega sia stato impreciso solo in un punto. Il fatto che AfD aveva effettivamente delle connessioni con l'estrema destra in Germania. Fratelli d'Italia non ha nessuna connessione con Casa Pound, Forza Nuova. Abbiamo visto nelle immagini Gianluca Iannone, esponente di primo piano di Casa Pound, che è tutt'altro rispetto a Fratelli d'Italia, non c'è nessuna connessione. Però noi nei pezzi la che abbiamo mandato in onda in questi giorni abbiamo mandato le immagini di Giorgia Meloni con Castellino. Assolutamente. Proprio a Calarenzia. Sì, a Calarenzia è una commemorazione che si svolge da, credo, il 1979. Sì, esatto. Ok? Perché solo quest'anno vengono posti riflettori sul fatto che questa manifestazione ci sia proprio perché c'è un governo di destra, ma non vedo il nesso, cioè io non lo vedo questo nesso, scusatemi. No, ma perdonami, Tonia, cioè io non vedo il nesso sul fatto che una manifestazione che c'è appunto dal 1979, quindi da 45 anni, e venga additata oggi come una... Cioè, Mastro Buoni, poi Geloni, cioè, per capire non quale nesso nesso vedete, se lo vedete. Tonia, poi Chiara. Non è una manifestazione governativa, cioè ovvio. Cioè, da 40 anni... Hai l'audio chiuso, Tonia, per colpa dell'Europa, ovviamente, ma hai l'audio chiuso. Lo chiede l'Europa, sì. No, non ti sentiamo, allora, intanto Chiara, sì. Poi cerchiamo di aggiustare l'audio di Tonia. Sinceramente, non è che investissi granché sul governo di Giorgia Meloni, ma qualche aspettativa ce l'avevo. E una delle aspettative che avevo era che Meloni cogliesse l'occasione di arrivare a Palazzo Chigi a fare la Presidente del Consiglio per chiudere alcuni conti con la storia. Nel suo interesse, non nel mio, perché sinceramente io credo che questo tipo di cose che a me indignano profondamente, ma non so quanto possano avere un peso elettorale, no? Claro. E quindi non c'è un vantaggio. Io credo che l'interesse di Giorgia Meloni fosse proprio un interesse storico, un interesse verso la sua parte politica, di renderla più credibile, più presentabile agli occhi di un mondo democratico anche fuori dall'Italia. E Giorgia Meloni sta sistematicamente perdendo tutte queste occasioni, anzi finge fa credere di non capire che il motivo per cui viene chiamata in causa su H. Larenzia quest'anno e non è successa la stessa cosa, se non in questi termini, è successa la stessa cosa negli anni precedenti, è proprio che lei sta a Palazzo Chigi e che quindi ha la possibilità, diciamo. Questo fatto che lei sta a Palazzo Chigi fa sì che di H. Larenzia, di quell'episodio, si parli in tutta Europa. E in tutta Europa si chieda quali sono i rapporti tra il nostro governo, la cui leader nel 2008 era a quella manifestazione e a quella manifestazione ha posto insieme ad altri suoi compagni di partito una targa firmata I Camerati, che è stata considerata uno degli atti fondativi di Fratelli d'Italia in polemica con quello che loro consideravano il revisionismo di Gianfranco Fini. Quindi non è vero che Giorgia Meloni non c'entra niente con quei fatti, c'entra tantissimo, fa parte della sua storia, c'è stata più volte e si rifiuta di prenderne le distanze. Allora, due elementi prima di tornare da Tonia Mastrobuoni. Il primo è che ovviamente nessuno qua in questo studio, in queste settimane, ha mai messo in dubbio che debba esserci la commemorazione a Calarenzia, quella istituzionale della mattina. Noi stiamo commentando le immagini di ciò che avviene
la sera e che è avvenuto, diciamo, senza la presenza delle istituzioni. La seconda cosa è che Giorgia Meloni ha fatto un post Facebook nelle scorse ore, ce l'aveva dato conto Elena Testi, in cui in qualche modo tocca la polemica, perché dice, non so se ce l'abbiamo disponibile in grafica, ma dice che per rispondere agli attacchi sguagliati che arrivano in queste ore, no, c'è la retorica un po' del nemico, io vi parlo, e c'erano le rivendicazioni sui dati dell'occupazione, in particolare della produttività e del lavoro. Mastroboni. Sì, no, il nesso è chiaro, nel senso che Giorgia Meloni è una donna che ha cominciato la carriera in un partito che era un partito nostalgico, fascista, neofascista, il Movimento Sociale Italiano, che quindi non ha mai rinnegato il fascismo finché era giovane. Poi ha fondato un partito, lo ha ricordato Geloni poco fa, perché la destra italiana si era spinta troppo verso il centro, quindi lei voleva essere più radicale, più estrema della destra. Quindi è naturale che oggi l'Europa intera si interroghi se questa donna è ancora fascista o no. E secondo me qualsiasi premier normale, diciamo, a prescindere dal partito cui appartenga o da cui provenga, perché ripeto, Meloni è una donna che proviene dalla nostalgia del fascismo. Allora, a prescindere dalle conversioni che uno può avere avuto, ma un qualsiasi premier, quando vede un episodio così grave, ovviamente interviene. È chiaro che l'episodio di quest'anno ha avuto più rilievo perché Meloni è a Palazzo Chigi, su questo vi do perfettamente ragione. Però il problema è, qualsiasi premier di qualsiasi colore, davanti a un episodio così grave, commenta, come Scholz ha commentato ieri la notizia di questa convergenza tra la destra eversiva extraparlamentare e la destra parlamentare, e ha detto: noi democratici dobbiamo restare uniti. Ma chi ci vuole a fare un commento del genere? Cioè, giro la domanda di Tonia Mastrobuoni a Laura Tecci, che cosa ci vuole, mettendo appunto tra i vari argomenti sul tavolo. Giorgia Meloni aveva detto nel discorso di apertura l'insegnamento in Parlamento: non ho simpatia per tutti i regimi totalitari, compreso il fascismo, ma è troppo poco davanti a immagini che stiamo vedendo? No, ti sei risposto. Giorgia Meloni ha già ampiamente dimostrato con la sua politica, perché non è assolutamente una politica, non mi sembra che viviamo in una dittatura o in un tentativo di restaurazione di dittatura, e lo ha dimostrato quindi coi fatti e nelle parole e nel discorso del suo insediamento. Quello è un discorso ufficiale e vale per tutto, vale per tutti, cioè non è che ogni giorno, ogni settimana, ogni mese deve ribadire un concetto già estremamente chiaro, già estremamente dichiarato in una sede ufficiale come il discorso di insediamento. Detto questo, mi spiace, ma continuo a ravvisare delle grandissime imprecisioni negli interventi della collega, perché di storia di Fratelli d'Italia e della destra in Italia ne so qualcosa, e Fratelli d'Italia è nata nel 2012, cioè un nuovo partito fondato da Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa, non certo perché volevano dar vita a un partito di ultradestra. Ma semplicemente è no, lei ha detto scusami, ti ho detto che siamo colleghe, tu hai detto questo, che Giorgia Meloni voleva essere più a destra dell'ultradestra e quindi ha fondato un partito neofascista. Fratelli d'Italia non è un partito, continuo a parlare anche se mi parla sopra, guardi. Allora, Fratelli d'Italia non è un partito neofascista, in nessun modo. Un attimo, Tonia, chiude te, ci arrivi, tanto se no non si capisce. Un secondo, Tonia, chiude te, ci così arriviamo. Ricordando la storia della formazione di Fratelli d'Italia, che forse ne so qualcosa, no? È data via dal PDL, all'epoca c'era il PDL, erano delle colossali bugie. Lei dice delle colossali bugie. Io dico bugie sulla fondazione di Fratelli d'Italia. Mi creda, ne so più di lei. Ma mi creda proprio. Mastrobuoni, facciamo parlare Tonia Mastrobuoni. Quindi Tonia, lei è il conduttore, dà le parole, e lei è stata da me, quindi tu non mi dici basta. Fratelli d'Italia è una presa di distanza dal centrismo di Gianfranco Fini. Assolutamente no, era in polemica con Berlusconi, è uscita dal PDL di Berlusconi, non di Fini. È una mistificazione. Allora, ma sta scherzando? Ma sta scherzando? Non c'era già più, c'era il PDL, è uscita in polemica. Mistificando il passato di Giorgia Meloni, mistificando.
ma io sto mistificando? Lei che dice che allora, Fratelli d'Italia è un partito neofascista? Non so come dirvi che purtroppo... In Costituzione, io le ricordo che nella Costituzione italiana è vietato dare vita ovviamente a dei partiti neofascisti, quindi se Fratelli d'Italia lo fosse stato sarebbe già intervenuto il presidente Napolitano all'epoca, quando era presidente e che adesso è morto, il presidente Mattarella, le pare o deve intervenire lei per sciogliere Fratelli d'Italia? Ma che cosa sta Chiara Geloni, Tonia Mastrobuoni chiede c'è la fiamma o no, c'è la fiamma o no? Vuole insegnare a me cos'è Fratelli d'Italia, che seguo adesso da 25 anni. Ma nessuno vuole insegnare, secondo me siamo in un gigantesco equivoco, non andiamo sul personale, mezzo minuto perché stiamo chiudendo. Doveroso, mezzo minuto per concludere questa riflessione. Per concludere questa riflessione mi date mezzo minuto, leggo 5 righe. Noi non siamo un incidente della storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l'antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri paesi, ma il nazionalismo che diventa ideologia e idolatria produce virus che stimolano istinti di superiorità e producono conflitti distruttivi. David Sassoli, che oggi ricordiamo a 2 anni dalla morte, nel suo discorso di insediamento a Presidente del Parlamento Europeo. Condividiamo tutti. Tonia Mastrobuoni resta ancora un po' con noi perché ci deve raccontare un'altra storia che arriva dalla Germania. Invece Chiara Geloni e Laura Tecce ci salutano. Poca pubblicità e torniamo. Grazie. Grazie. Sono le 16, continua la nostra diretta, è rimasta con noi in collegamento Tonia Mastrobuoni e ci ha raggiunto qui in studio sul divano Paolo Sottocorona, meteorologo di fiducia della Sette e di tutti gli italiani che vogliono davvero capire cosa succede sul cielo nei giorni successivi e presenti. Bentornato. Grazie. E in collegamento Carlo Cambi, firma della Verità. Bentornato Carlo. Ciao ragazzi, buon anno a tutti. Buon anno anche a te, buon anno e bentornata Rossella Muroni, ambientalista, direttrice scientifica del SAFE. Eccola. Salve, buonasera a tutte e a tutti. Allora, da Tonia Mastrobuoni tra poco ci faremo commentare, spiegare delle immagini che arrivano dalla Germania. Prima però quelle, le immagini di Nicola Campagnani. Nicola, dove sei? Io mi trovo a Ovindoli, sì, anche queste immagini a loro modo e diversamente sono impressionanti perché questa è la stagione invernale a Ovindoli, cioè non c'è neve, qui siamo a 1400 metri. Prima vi abbiamo fatto vedere dove stanno provando a sparare un po' di neve con questi strumenti, questi sparaneve, per i quali però c'è bisogno della temperatura giusta. Questo è il segno del cambiamento climatico che qua si traduce in un danno economico a una complessa realtà economica locale. Più tardi parleremo con un gestore che ci dirà anche i numeri di questi problemi. Allora, se le immagini di Nicola Campagnani sono immagini di cambiamento climatico, sarà tema del dibattito, probabilmente lo sono in qualche modo anche le immagini delle proteste che arrivano dalla Germania. Possiamo cominciare a mandare le immagini di queste le proteste, delle proteste dei trattori. Chiederei però a Tonia di spiegarci cosa stiamo vedendo. Sì. Allora, prima di Natale la Corte Costituzionale sostanzialmente ha tagliato 60 miliardi al governo e il governo, per rimediare coperture per questi 60 miliardi che le ha tagliato Karlsruhe, ha dovuto costringere insomma, i contadini, gli agricoltori a rinunciare agli sconti sul diesel e anche a degli sgravi fiscali. Quindi, siccome gli agricoltori sono stati più colpiti di altre categorie, sono scesi immediatamente in piazza e adesso li vedete appunto bloccare le strade, hanno bloccato molte autostrade in queste settimane. Io li ho visti, ho camminato lungo la fila lunghissima che procede per 10 chilometri, insomma sostanzialmente lungo tutto il parco principale di Berlino fino alla porta di Brandeburgo,
E sono agricoltori che partendo dalla piattaforma, diciamo da una piattaforma molto circostanziata, no? Quindi ridateci lo sconto sul diesel, e il governo Scholz gli era già ridato, ecco la porta di Brandeburgo, ecco, sì, io ero lì anche due giorni fa, anche ieri, eccetera. Però man mano questa protesta è diventata più ampia e anche un po' più inquietante, cioè si è andati da appunto ridateci gli sgravi, ridateci gli sconti sul diesel, che in parte in questo sono stati accontentati, a non vogliamo più il Green Deal, vogliamo smontare i monopoli, perché effettivamente queste misure colpiscono soprattutto i piccoli e medi agricoltori, diciamo. I grandi gruppi sono meno colpiti e sono anche più favoriti, diciamo, per esempio dai fondi europei. Quindi loro dicono la cosa era partita in piccolo, adesso non vanno più via, diciamo, dalle piazze, dalle strade. E i berlinesi come reagiscono, Tonia? Ma devo dire reagiscono in maniera molto civile, cioè non reagiscono, vabbè, molti berlinesi si muovono, anche i mezzi pubblici qua funzionano, quindi ci si muove, io non ho la macchina da 10 anni, ci si muove a piedi, ci si muove in macchina, e devo dire ci sono molti berlinesi che capiscono anche le ragioni degli agricoltori, no? Qui c'è una grande discussione sulla Germania, su questo benedetto freno al debito che impedisce di fare investimenti, di trovare anche appunto sgravi in un momento difficile. È stato usciamo da un periodo di alta inflazione, non ne siamo ancora del tutto usciti, quindi la gente dice, ma insomma hanno ragione poi gli agricoltori, che sono quelli che ci mettono il mangiare nel piatto tutti i giorni. Il problema è che questa protesta si è tinta anche un po' di nero, ecco, cioè in alcune città, per esempio a Dresda, si sono mescolati tra i manifestanti anche i Freien Sachsen, che è un gruppo, insomma, che contiene anche delle frange un po' neonaziste. L'AfD, la destra, l'ultradestra parlamentare, ha immediatamente cavalcato la protesta, e quindi insomma ieri il ministro dell'economia Habeck ha detto attenzione, perché ci sono anche delle proteste, insomma delle frange estremiste, isoliamole, perché insomma noi vogliamo ascoltare le ragioni degli agricoltori. Anche una parte della SPD, per esempio, lì c'è di nuovo una crisi di maggioranza, perché alcuni governatori della SPD dicono gli agricoltori hanno ragione, quindi aiutiamoli a superare questa fase. Per dirne una, nell'anno scorso gli agricoltori hanno fatto dei fatturati enormi grazie appunto all'aumento dell'inflazione, quindi grazie al fatto che i prezzi fossero più alti, ma ora che l'inflazione si abbassa loro hanno delle previsioni finanziarie più pessimistiche, e quindi hanno paura che questa mancanza di sussidi, di sgravi eccetera possa incidere pesantemente sui loro bilanci. È interessante il racconto che ci ha fatto Tonia, che ringraziamo. Grazie Tonia per essere stata con noi e buon lavoro. A presto. Grazie a voi. Paolo, è interessante perché noi siamo abituati qui in Italia a commentare le manifestazioni di protesta degli attivisti di ultima generazione. E questa protesta che ci ha raccontato è però in realtà, se vogliamo, più profonda, nel senso che mette insieme in maniera palese, in maniera dichiarata, le necessità della lotta alla crisi climatica con l'economia. Voglio sapere che effetto fanno a te queste immagini, che da anni e anni e anni ormai parli ai telespettatori. No, così tanti. Allora, sì, allora, diciamo che quello delle manifestazioni fatte qui con le vernici eccetera eccetera sono una faccia del problema. I contadini, quelli che hanno i trattori, i camion eccetera eccetera, sono un'altra faccia del problema. Quello che dobbiamo farci entrare in testa in qualche modo, e per farci entrare in testa qualcosa bisognerebbe lavorare tutti insieme, è che un problema complesso, e quello del cambiamento del clima è un problema complessissimo, non ha soluzioni semplici. Per cui qualunque cosa vada cambiata, e ne vanno cambiate tantissime, si va a toccare qualcuno. E quindi nel momento che toccano la categoria A, come dire, sarei per dire, istintivamente, legittimamente si risente, ma tanto poi ci sarà la categoria B, poi ci sarà la categoria C, questo problema toccherà tutti. Noi adesso ne stiamo, io tante volte lo dico, sono contento che se ne parli rispetto a 10 anni fa in cui non se ne parlava,
ma parlando non risolviamo nulla. Quello da fare è qualcosa che andrebbe fatto tutti insieme. Noi facciamo la nostra parte, sì, parlando ne facciamo... No, ma infatti, queste cose bisogna dirle. Non è certo. Un problema. Se guardiamo uno specchio, è chiaro, poi guardi la realtà di Ovindoli, poi vedi i trattori che li stava nevicando, fra l'altro, che magari fosse stato il contrario, no? Ed era naturale. Però qua, tutto viene toccato. Noi, nelle nostre vite normali, ci cominciano a dare metà benzina o metà gasolio di quello che usiamo e poi scendiamo in piazza a protestare. Su questo io volevo sentire Carlo Cami, perché noi abbiamo messo insieme, non apposta. Non ci sono bacchette magiche. Le immagini di Nicola Campagnani da questa Ovindoli spelacchiata con le proteste molto forti di Berlino. Perché le proteste di Berlino, Carlo, sono contro una delle possibili risposte al problema rappresentato dalle immagini delle montagne con poca neve. E sono manifestazioni, a quella risposta si risponde con manifestazioni che i ragazzi di ultima generazione, diciamo, hai voglia blocchi stradali per avere quell'effetto su una città. Sai, io voglio molto bene a Paolo Sottocorona, che stimo immensamente, l'ho già detto in altre occasioni per molte ragioni, perché è un ottimo scienziato, ma soprattutto perché è fiorentino e velista, ma devo osservare una cosa. Noi stiamo parlando dell'agricoltura europea e abbiamo fatto il Green Deal per incidere sul 10,4% delle emissioni di CO2 dell'Europa, che rappresenta il 9% delle emissioni mondiali. Cioè stiamo per ammazzare un settore economico per incidere sullo 0,9% delle emissioni mondiali, con il risultato che importeremo da Brasile, Cina e America paesi che hanno alzato del 40% le emissioni agricole, mentre noi le abbiamo abbassate del 19%. La mia impressione, sapete qual è? È che noi abbiamo avuto un approccio ideologico a questo problema, non un approccio né tecnico, né scientifico, né economico. Ti faccio un caso. Se la ENS, in questo momento, vende 20.000 macchine elettriche perché dice costano troppo, non me le chiede nessuno e a gasolio si va meglio, e se lo stesso ministro verde dell'agricoltura tedesca dice non possiamo coltivare i campi col trattore elettrico perché in Germania le estensioni delle aziende agricole non sono quelle italiane, in Italia la media è circa 3 ettari, in Germania sono 63 ettari, ma la più piccola delle aziende agricole Cuba 250 ettari, voi capite che con un trattore elettrico si fa fatica. Il tema non è se c'è o non c'è il cambiamento climatico, il tema è che abbiamo fatto dei proclami, ma non abbiamo fatto degli studi per equilibrare il sistema economico verso la transizione. Allora, se io devo vedere che i contadini tedeschi vanno in sofferenza per premiare le multinazionali che in Brasile deforestano e ci venderanno i prodotti che noi in Europa non coltiveremo più, non mi pare che abbiamo risolto il problema. Il ragionamento di Carlo Cambi a Rossella Muroni. Un'ideologia. Ecco, allora, non mi sentirai mai dire a me che i ragazzi di Ovindoli non hanno diritto ad avere la loro neve e che non bisogna fare nulla per evitare che questo cambiamento climatico diventi devastante, ma non mi sentirai nemmeno mai dire che l'Europa ha affrontato il tema in maniera tecnicamente ineccepibile. No, ma infatti sei già stato nostro ospite altre volte e già lo avevi espresso con chiarezza questo punto di vista, ecco, che voglio girare... Qua. Che voglio girare a Rossella Muroni, cioè dice Carlo Cambi, attenzione, perché forse stiamo rivolgendo critiche e proteste al player sbagliato, cioè a quella parte di mondo che con tutte le mancanze, con tutte le carenze, comunque prova a fare dei passi in avanti, comunque ha una realtà industriale, manifatturiera e agricola, perché poi è tutto anche qui un gioco di vasi comunicanti molto sviluppato, e ci disinteressiamo quasi dei grandi attori internazionali che sono in via di sviluppo e quindi inquinano di più.
Ma io credo che per questo è fondamentale quello che diceva prima sotto Corona, cioè c'è bisogno di una grande alleanza. E prima si dicevano mancano gli studi scientifici su come affrontare la situazione. Io direi che mancano proprio dei piani industriali che facciano del Green Deal anche uno sviluppo economico. E me, come dire, lo dico da ambientalista, naturalmente è una sconfitta culturale vedere chi si oppone, chi si preoccupa della fine del mondo opposto a chi si preoccupa della fine del mese. Cioè, se noi non vinciamo questa sfida, non dimostriamo che i green jobs, la nuova economia, possono sostituire in termini di produzione di posti di lavoro, naturalmente non andremo lontano. Questo afferisce tantissimo anche alla consapevolezza che noi abbiamo delle nostre potenzialità. Lo dico perché in Europa, visto che ci apprestiamo a elezioni europee, noi italiani dovremmo essere un po' più bravi nel conoscere quali sono le nostre potenzialità, ad esempio economiche. Lo dico perché noi siamo i maggiori produttori di plastica, siamo stati anche i maggiori consumatori, ma siamo anche il paese in cui è stato inventato il Mater B, il polimero vegetale alternativo alla plastica. Allora, se noi nella rappresentanza dei nostri interessi fossimo più consapevoli di quali sono nella scrittura delle direttive le cose da favorire, invece noi italiani arriviamo sempre davanti alle direttive europee come se all'improvviso arrivassero. Invece non è vero, ci sono dei piani scritti e noi dobbiamo essere molto consapevoli. Noi dobbiamo essere anche consapevoli che viviamo in Italia, nel Mediterraneo, saremmo diciamo anche meno quelli che emettono meno, ma siamo un hotspot dei mutamenti climatici. Questo lo dice la scienza a livello internazionale. Nel nostro paese in particolare nell'ultimo anno c'è stato un incremento del 22% degli eventi meteorologici estremi. Noi solo in Lombardia e Toscana spendiamo 11 miliardi di euro per affrontare la situazione. Quindi quello che io voglio dire è che non c'è un tema, secondo me, giustamente ideologico, c'è un tema di emergenza che va affrontato con un cambiamento e poi va affrontato con un adattamento. Fortunatamente nel nostro paese è stato finalmente approvato. Ma noi adesso di questo delle capacità di adattamento anche dei settori economici, adesso andiamo a ragionare nello specifico partendo dal racconto che ci farà Nicola Campagnani anche insieme al suo ospite. Volevo però prima chiedere a Paolo Sottocorona se le decisioni perfettibili prese dall'Europa, dal governo tedesco sul cambiamento climatico dimostrano perlomeno che la politica, le istituzioni europee hanno capito il grafico con le strisce del clima. Ce lo puoi spiegare il grafico prodotto all'Università inglese di Reading? Sì, allora... Eccolo, è questo? Questo una bella carta da parati. È una carta da parati. Bella. È che purtroppo Allega. Noi siamo nella parte destra. Cioè questa, quella rossa. È quella rossa. Cioè questo è un grafico. Sì, sì. Parte destra, quella rossa, quella sinistra, quella e blu. E cosa significa questo cambio immagino di colori? Immagino che siano l'aumento delle temperature in un periodo sicuramente di qualche secolo. Ora però... Il punto è, secondo me, bisogna cominciare a vedere le cose un po' più dall'alto. Quindi, giustamente, la Germania da sola che prende una decisione formalmente corretta, ma che paga lei per prima, i suoi contadini, è chiaro, dice, è sbagliata. Non è sbagliata, è giusta, solo che certe decisioni, giuste che siano, vanno prese appunto tutti insieme. Mettere insieme il mondo è difficile, certo. Mettere insieme l'Europa a fare le cose giuste. Dice, ma se noi non produciamo, non lo so, dico una cosa per dire, le banane, poi dobbiamo andarle a prendere all'estero. Io non voglio parlare di autarchia. Però se minacciamo di importare meno banane o meno ananas o un prodotto che si fa solo all'estero. Non dico non si... No, però noi facciamo una cosa, lo paghiamo con sacrifici e quindi se siamo già un blocco, cominciamo a dire a quelli che producono inquinando quello che noi cerchiamo di non inquinare, attento perché può darsi che poi... Io non venga a comprare da te quello che non produco io, forse provo a farne a meno, provo a consumarne un anno il 10% in meno, un anno di meno.
queste minacce commerciali sono quelle che in qualche modo dovrebbero riuscire a mettere insieme tutti, perché ogni misura che viene presa penalizza qualcuno. Non ci saranno misure che lasciano indenni. La benzina, l'agricoltura, l'industria, tutto quanto. Quindi tutti dobbiamo fare qualcosa. Chi non lo fa, dobbiamo in qualche modo, tra virgolette, minacciarlo. Perché è inutile che il Brasile o l'India o la Cina producano. Provate a pensare l'economia della Cina se decidessimo, guardate, se voi inquinate così noi... Cambiate, abbiamo visto con la mano alzata. Il 5% di meno. Però volevamo passare prima dal collegamento di Nicola Campagnani. Per Clemenza, perché poi ci sono, se non altro, perché è il freddo. Ci sono le contingenze. No, per l'amor di Dio. Ma si sarà già fatto un bombardino, una cosa del genere. Sì. Sì, noi ci troviamo a Ovindoli, Montemagnola Impianti, in compagnia di un ospite che è Giancarlo Bortolotti, presidente di Montemagnola Impianti. Spero che mentre parliamo possiate anche vedere le immagini che abbiamo girato questa mattina, perché in questo momento ci troviamo a 1450 metri d'altezza circa. Stamattina siamo saliti anche fino a 1800 metri. La situazione qua è piuttosto grave per quel che riguarda l'inverno, non c'è neve naturale. I gestori stanno cercando di fare del loro meglio per garantire comunque una parvenza di inverno, sparando la neve, una cosa che produce costi esorbitanti. Ma queste cose ve le faccio raccontare dal signor Bortolotti, che insomma è di fronte a una stagione complessa, molto particolare. Che stagione è questa e qual è il problema? È un problema di temperature, di precipitazioni? Ma è un problema di temperature e precipitazioni. Io sono qui da oltre 50 anni e ne ho passate dell'acqua sotto i ponti immensamente. Certamente sono cicli questi che vanno e tornano, come alcuni anni che addirittura in febbraio ci fece 3-4 metri di neve. Purtroppo, il cambiamento climatico incide anche questo. Speranza che con le soluzioni della neve programmata ci dia la possibilità di partire con la stagione invernale. Le temperature oggi ce le abbiamo avuto una rimessa non indifferente, perdendo tutto il mese di dicembre e parte di gennaio. Ecco di quale perdita si parla, Bartolotti? Questo è il secondo anno di fila che succede. Esatto. Noi qui l'economia si regge su 150 attività del paese. Paese che è nato con l'origine pastorale, con cultura agraria pastorale boscaiola, perciò a bel momento oggi negli ultimi 30-40 anni si è sviluppato il turismo. Noi perdendo questo periodo abbiamo rimesso di incasso lordo oltre 2 milioni di euro e sono cifre che si sentono pesantemente sulla società. Questo è il dolo che esiste quando non c'è neve. Certamente che il problema della neve programmata è sempre impegnata con l'acqua, con gli impianti e con tutto. Ma quanto vi costa la neve programmata? Perché avrà un costo. C'è un 40% di costo, dal 35 al 40% di costo. Per innevare una pista dove se viene innevata naturalmente e fa la base e poi entriamo noi con altri 20 centimetri costa la metà. Oggi come oggi le piste sono a zero essendo terra nuda e solo prato, diciamo così, e purtroppo ha un costo non indifferente. Paolo, per questo quanto la situazione sarà così? Il paese vive. Aspetti che la facciamo interloquire anche con gli altri ospiti. Per quanto la situazione climatica sarà così inclemente dal punto di vista degli operatori di Ovindoli? Per quest'inverno non è... Allora, sapete che le previsioni vere e proprie oltre i 7 giorni non esistono. A lungo ci sono le tendenze che tengono conto di una serie di parametri, fra cui per esempio la temperatura del mare, che è più elevata del normale. Quindi
non è detto che necessariamente questo sia il punto di arrivo e da qui in poi sarà sempre uguale, per fortuna. L'irregolarità che caratterizza il cambiamento climatico fa anche, direi quasi sperare più che pensare, che ci possano essere ancora delle fasi non solo fredde, ma comunque con precipitazioni che possano risolvere il problema sulle Alpi, sull'Appennino. Quindi la speranza c'è che da qui alla fine della stagione qualcosa succeda. Certo, rispetto a 30 anni fa, le probabilità che ci sia un piccolo rientro sono più basse, è inutile nascondercelo. Carlo Cambi, i cannoni più potenti sparaneve, no, che sparano la neve anche con 10 gradi, sono l'adattarsi al cambiamento climatico? No, assolutamente no, perché secondo me la soluzione... Se il cambiamento climatico è quello che ci è stato annunciato fino adesso, noi stiamo cercando di fermare il vento con le mani, quindi non ha molto senso tutto ciò, bisogna casomai pensare a uno sviluppo diverso della montagna. Però volevo far osservare a Paolo e a tutti voi una cosa che Paolo ha detto, che sarebbe il migliore dei mondi possibili, ma non è così. Cioè non è vero che tu puoi dire agli altri non ti compro più nulla se non sei adeguato, la dimostrazione ce l'hai. La Cina è diventato il primo produttore di automobili al mondo semplicemente perché sta invadendo gli automobili elettriche i mercati internazionali e produce queste auto utilizzando ampiamente energia da fossile e sta schiavizzando i bambini di mezzo mondo per estrarre i metalli rari necessari a fare le batterie. Questo non ha significato nulla. Non è che qualcuno ha detto, allora sapete che nuova c'è, inventiamoci altre macchine. No, le compriamo dai cinesi, i quali cinesi sono diventati il primo produttore mondiale di autovetture e lo fanno inquinando tranquillamente il mondo. Ma sono favorite dai governi occidentali. Il nostro governo sta varando degli incentivi all'acquisto di auto elettriche che noi non produciamo, che vengono prodotte dai cinesi. Allora bisogna che ci mettiamo d'accordo: o noi accettiamo una regressione del modello economico e ci ripariamo su altri modelli economici, oppure se continuiamo a pretendere che il modello economico rimanga quello che è, adeguandoci ai cambiamenti climatici, non esiste. Prima la nostra ospite diceva il Mater B, è vero, una straordinaria invenzione, peraltro favorita da quell'uomo poco ricordato in Italia che si chiamava Raul Gardini, ma è successa una cosa straordinaria in Europa, che invece del riciclo, cioè dell'utilizzo delle materie plastiche biodegradabili, la Commissione ha, cambiando le carte in tavola, ha detto facciamo il riuso. Il che significa distruggere l'industria italiana delle bioplastiche, significa tornare ai contenitori, diciamo così, al vuoto, a rendere, tanto per capirci, incrementando i costi di distribuzione in maniera incredibile e favorendo l'inquinamento ulteriore, perché se tu le bottiglie le devi andare a pigliare una volta... Sì, è chiaro che diventa la procedura molto più macchinosa, molto più inquinante potenzialmente e anche all'atto pratico. Il cambiamento climatico per slogan non si risolve il problema. No, ma siccome a noi non piace parlare per slogan, lo sai, Nicola... Ma non sto parlando di voi, ragazzi. Lo sappiamo benissimo. Nicola, so che col tuo ospite avete fatto anche dei calcoli, dei numeri rispetto alla penalizzazione economica dei lavoratori che tutto questo comporta, cioè quante persone lavorano lì agli impianti, in che sistema è concentrata e calata la situazione di Ovindoli. Prego, a te. Assolutamente, giro subito la domanda a Bartolotti, anche perché qua si parla dei dipendenti diretti ma anche indiretti di tutto l'indotto. È certamente che il paese vive esclusivamente con l'indotto e la portata non indifferente di 100 dipendenti sulla stazione e su quello che c'è attorno con gli alberghi, gli chalet e i rifugi. E poi c'è un indotto di oltre 500.000 persone che girano attorno alla stazione, che vivono e sopravvivono con il ricavato della loro attività sul turismo del circo della neve, del circo bianco della neve.
E questo ora, è il... E questi diciamo, sono i numeri che dobbiamo sempre tenere a mente quando diciamo, ragioniamo e cerchiamo tutti insieme, diciamo, per quanto non di nostra stretta competenza, diciamo, di ragionare sulla capacità di adattamento dei territori e di vari settori economici al cambiamento climatico. Ora, grazie Bartolotti, grazie Nicola Campagnani, mettetevi pure... diciamo al caldo, non che faccia poi così freddo, però il punto forse è anche quello. Passiamo dalla neve degli Appennini al ghiaccio dell'Antartide. Francesco Collina con un ospite eccezionale. Più di sottocorona non credo. Sono Omar Di Felice, sono un ultracyclist e sono appena rientrato dopo aver tentato di attraversare l'Antartide in bicicletta. Non ci sono riuscito integralmente, ma sono riuscito a percorrere oltre 700 chilometri. Mi sono ritrovato ad affrontare delle condizioni meteorologiche abbastanza difficili e la bicicletta già di per sé è abbastanza difficile da muovere su questi territori. Semplicemente andiamo ad aggiungere l'aver trovato comunque delle temperature mediamente più alte e delle copiose abbondanti nevicate ha fatto sì che appunto su neve soffice, su neve fresca fosse impossibile poter procedere in bicicletta. Ho sperimentato, ho potuto toccare con mano quelli che sono in parte gli effetti dei cambiamenti climatici. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, con le mie avventure non voglio essere solamente da stimolo per i ragazzi che magari vogliano un domani effettuare questo tipo di sfide estreme, ma anche e soprattutto per far capire alle persone il valore della bicicletta. Se si può provare ad attraversare l'Antartide, allora sicuramente tutti noi potremo utilizzare la bicicletta come veicolo di cambiamento e utilizzare la bicicletta inserendola nella nostra quotidianità come mezzo di cambiamento verso una mobilità più sostenibile, che poi è probabilmente, anzi è quasi sicuramente uno dei metodi migliori e più immediati per ridurre quello che è il nostro impatto soprattutto nell'ambito della mobilità. Muroni, le immagini sono molto suggestive, Francesco Collina è stato bravissimo a trovare la storia, a raccontarla, musica pure suggestiva. Ci ho detto che impressione le fanno le parole dell'ospite che ha intervistato. Se si può attraversare l'Antartide anche il... Se si può attraversare l'Antartide è anche forse il centro di Roma in bicicletta, anche se insomma abbastanza rischioso. Però a parte le battute, volevo dire che sicuramente stiamo vedendo delle situazioni in cui i mutamenti climatici raccontano bene l'emergenza. Io appunto dirigo un festival dedicato al mare all'isola d'Elba. Il nostro piano nazionale di adattamento al mutamento climatico approvato dal Ministero negli ultimi giorni prevede che negli prossimi 40 anni in Italia ci sarà un aumento dei mari di 19 centimetri e un aumento di più 2 gradi della temperatura. Allora io penso, a proposito di uscire dalle contrapposizioni un po' ideologiche, che ad esempio tutta questa vicenda dei balneari, della Bolkestein, delle concessioni, ma perché non proviamo a trasformarla in positiva e a dire che gli imprenditori che investono in nuove tecnologie, che aiutano per esempio sul fronte dell'erosione costiera, della produzione di energie pulite, nella partecipazione alla gara possono essere favoriti. Cioè io credo che ci sia la necessità di contrapporre ai mutamenti climatici un cambiamento anche culturale dell'approccio all'impresa economica. C'è bisogno di un'alleanza, ci sono bisogno di piani industriali, ma anche di riconoscere che c'è chi fa, chi investe su questo fronte e che va sostenuto. Il mare e la montagna raccontano anche nel nostro paese qual è la portata della sfida climatica, ma anche quale può essere e deve essere il cambiamento della nostra economia per continuare a essere, insomma, una potenza economica. Io ripeto in Europa, perché poi appunto nessuno può andare da solo. Io sono tra quelle che dice che dalla COP28 siamo usciti comunque con il bicchiere mezzo pieno e che comunque anche con i paesi produttori di fonti fossili bisogna ragionarci, perché peraltro lì ci sono finanziamenti... Poteva andare peggio, ma come diceva quello, poteva andare molto molto meglio a COP28. Diciamo che ci eravamo mossi con altre premesse, con altri auspici. Poi si fa sempre conto e scontro sulla realtà. Peggio, però, sì, sì, l'abbiamo detto in premessa, ma noi siamo degli ottimisti, il profumo della vita. Grazie a Rossella Muroni, grazie a Paolo Sottocorona, grazie a Carlo Cambi, poca pubblicità e torniamo a parlare di Medio Oriente.